Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, nuova scenografia. D'altronde chi ci ha seguito insomma in questa settimana ha imparato anche un po' a conoscerla, che scenografia che ci accompagnerà nel corso della stagione dell'Abruzzo del Pallone. Questa sera 2 ore insieme invece del classico, dei classici 90 minuti, perché oggi dobbiamo parlare delle due professioniste che hanno giocato, il Pescara, di cui parleremo nella prima parte, che perde a Chiavari contro l'Entella 2-0, sconfitta di rigore, ma poi vedremo nell'analisi più complessiva che è stato un Pescara che esce un po' ridimensionato sia rispetto alla gara che aveva fatto ad Udine contro il Pordenone e anche un po' rispetto a quella che aveva vinto lunedì sera contro il Cosenza, seppur in rimonta. 2-0 la sconfitta del Pescara con l'Entella, sconfitta anche per il Teramo, che qualche istante fa ha chiuso la gara delle Ricorocchi di Viterbo 2-0 con lo stesso punteggio, doppietta di Molinaro per la formazione laziale. Poi ovviamente parleremo anche di questa sconfitta della formazione di Tedino, che rimane a 37 punti in classifica. In Serie D è successo tantissimo, hanno vinto in poche due il Pineto, il derby contro il Notaresco, anche qui vittoria in rimonta 2-1, e la Vastese, anche qui vittoria in rimonta 2-1 contro la Jesina. Per il resto, come detto, il Notaresco perde con il Pineto il derby, perde anche l'Avezzano che esonera Meco Monaco, decisione questa arrivata poco dopo il triplice fischio dell'arbitro, che vi abbiamo raccontato in diretta con Andrea Costantini, con il presidente dell'Avezzano Paris, che è intervenuto telefonicamente. Perde in maniera rocambolesca anche il Giulianova, che aveva sognato il colpaccio a Recanati, e invece nell'ultimo quarto d'ora la formazione di un giuliese come Federico Giampaolo, ed ex biancazzurro come Federico Giampaolo, ribalta la partita. Insomma, non è stata una grande domenica. Il Chieti, nella partita forse più delicata del pomeriggio, quella del Calbi di Cattolica, perde di misura 1-0 e probabilmente dà l'addio alle speranze di salvarsi direttamente, e vedremo se ce la farà con il play-out, ma è chiaramente molto molto complicato. State con noi fino alle 21.30, perché saremo insieme. Prima parte dedicata al Pescara. Do la buona serata e il benvenuto al nostro nuovo studio a William Carosella. Ciao William. Buonasera, buonasera Jacopo. Ben ritrovato in questo studio che vediamo è a tinte biancazzurre. Poi quando ci raggiungerà la nostra Ania Cantagalli per parlare del Teramo, si tingerà di biancorosso Teramo, anche se oggi è stata una domenica non particolarmente felice. Saluto in redazione Andrea Costantini. Ciao Andrea, eccolo che ciao, si materializza alle mie spalle. Ciao Andrea. Ciao. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-7370-60, WhatsApp o SMS tradizionali. Vediamo però quello che è successo in Serie B, i risultati e la classifica, perché da lì partiamo. Eccoli qua, Ascoli Juve Stabia 2-2, pareggio anche qui nell'anticipo assolutamente rocambolesco, addirittura il 95esimo gol del portiere Provedel. Cittadella Empoli 1-2, Cittadella che sarà prossimo avversario del Pescara venerdì sera, quindi ne approfitto già per darvi l'appuntamento con diretta stadio venerdì sera per Pescara Cittadella. Cittadella Empoli 1-2, Crotone Cremonese 1-0, Pordenone Livorno 2-2, il Frosinone vince a Venezia di misura 1-0, Perugia Spezia 0-3. Queste sono tutte partite che sono giocate ieri. Oggi 1-1 tra Pisa e Chievo Verona, Virtus Entella Pescara 2-0, alle 21 Cosenza Benevento, domani invece Salernitana Trapani. Vi ricordo ovviamente che di Entella Pescara, ma anche uno sguardo a quello che accadrà in Pescara Cittadella domani sera nel corso di replay con Enrico Rocchi e i suoi ospiti. Vediamo la classifica, perché se lunedì sera il Pescara era entrato in orbita playoff, oggi di fatto ne esce, rimane a 32 punti la formazione di Nicola Legrottagli e comanda sempre il Benevento, che ha un largo vantaggio, ha anche una partita da disputare, e poi via via tutte le altre fino al Livorno dell'ex mai troppo amato Manuel Marras, che però intanto ieri ha segnato lasciando un po' di
amaro in bocca ai tifosi biancazzurri. Vediamo velocemente anche la Serie C, perché si è concluso da poco il turno, aspettando domani sera il super match del Granillo tra Regina e Ternana. Ieri Rieti Catanzaro 1-4, 0-0 nel pomeriggio tra Casertana e Bisceglie, Picerno Vibonese e Rende Paganese. Vittoria travolgente della Sicula Leonzio contro il Potenza 4-1, e poi le partite delle 17:30 vince di misura con un calcio di rigore di Mazzarani il Catania a Castellammare di Stabia contro la Cavese, 2-2 nel derby tutto pugliese tra Monopoli e Bari, Virtus Francavilla Avellino 1-1 e, come detto, Viterbese Teramo 2-0. Vediamo la classifica con il Teramo che conferma i soliti limiti lontano da casa, altra sconfitta esterna, 37 punti per la formazione di Bruno Tedino. In alto c'è sempre la Regina, il Bari non ne approfitta, vedremo se la Regina invece domani ne approfitterà contro la Ternana, che pure è terza della classe, e poi via via tutte le altre fino al Rieti. Allora William, prima di iniziare con te la discussione, io direi di andarci a vedere il servizio di Paolo Renzetti, oggi ovviamente inviato a Chiavari, di Virtus Entella Pescara 2-0. Vediamo. Dopo 2 vittorie su 2, il Pescara di Legrottaglie conosce a Chiavari la prima sconfitta con il tecnico pugliese in panchina, al termine di 90 minuti che hanno messo in vetrina un Delfino timido ma soprattutto troppo evanescente in attacco. A condannare la formazione abruzzese 2 calci di rigore in un pomeriggio da dimenticare anche per l'infortunio di Castanos. Il tecnico pescarese non deroga dal 3-5-2, a centrocampo sorpresa con Bruno che gioca al posto di Palmiero squalificato, in mediana spazio anche a Crecco e Masciangelo. Boscaglia dall'altra parte risponde con il 4-3-1-2, in campo gli ultimi arrivati Dezzi e Rodriguez. A Chiavari si gioca in un pomeriggio mite di fronte a poco più di 2500 spettatori con un centinaio di supporters abruzzesi. All'ottavo minuto Pescara insidioso con un tiro di Galano che in area allarga troppo il compasso mettendo la sfera al lato. Sul capovolgimento di fronte palla a Mazzitelli che ci prova dai 25 metri mandando il pallone sopra la traversa dopo una deviazione. Le due formazioni dimostrano di temersi affrontandosi soprattutto a centrocampo con poche emozioni e 2 portieri mai seriamente impegnati. Si arriva così senza grandi emozioni agli ultimi 15 minuti della prima frazione di gioco, quando al 33esimo De Luca colpisce il palo 2 passi da Fiorillo prima del tap-in di Rodriguez che manda il pallone incredibilmente sopra la traversa. Ma il vantaggio ligure è solo rinviato e arriva al 35esimo quando Zappa scivola in area e poi prende palla e gamba di Mazzitelli. Per il signor Sozza è rigore con De Luca che non sbaglia dagli 11 metri regalando il vantaggio alla sua squadra. Delfino così costretto a rincorrere dopo non aver rischiato nulla per la prima mezz'ora di partita. Al 41esimo ci prova Bettella che ha una ghiotta opportunità, ma sul suo tiro Contini è pronto andando a deviare il pallone in calcio d'angolo. Il primo tempo si chiude così sul vantaggio di misura dei locali che al 5° minuto della ripresa trovano il raddoppio sempre su calcio di rigore, questa volta assegnato dal direttore di gara per un tocco con la mano di Crecco in area. Sul dischetto si porta Rodriguez che beffa con un tiro angolato Fiorillo per il raddoppio della squadra di Boscaglia che mette così la gara quasi al sicuro. Le Grottaglie, l'allenatore del Pescara non ci sta e manda in campo al 9° minuto Castanos e Bocic per Bruno e Masciangelo. Il Delfino cambia modulo e passa al 3-4-2-1 cercando di reagire con al 17esimo un'opportunità per Scognamiglio che arriva ad un soffio dal 2-1, ma il suo colpo di testa fa finire il pallone di un soffio al lato. Fatica però in avanti la formazione abruzzese, soprattutto con i suoi attaccanti mai pericolosi dalle parti di Contini. Invece Fiorillo al 26esimo a salvare su De Luca che arriva ad un passo dalla rete del 3-0. Non basta una buona volontà al Pescara con Memushai che al 29esimo su punizione colpisce la parte superiore della traversa. Troppo poco però per pensare di riaprire la gara con i liguri che invece in contropiede creano apprensione dalle parti di Fiorillo. Al 35esimo si infortuna anche Castanos che lascia il campo a Clemenza che fa così il suo esordio con la maglia del Pescara in questa stagione. In campo però ci sono davvero poche note liete, oltre l'esordio dell'ex juventino con la sconfitta che arriva dopo 5 minuti di recupero e con la testa per il Pescara alla gara di venerdì all'Adriatico con la Bestia Nera Cittadella. Allora, dunque William, si guarda già alla partita di Cittadella, però è anche giusto focalizzarsi su quanto accaduto questo pomeriggio. Diciamo che se con il Pordenone c'era stata la scossa, con il Cosenza l'assestamento,
possiamo dire che oggi si ritorna un po' ai vecchi difetti? Cioè che dopo la scossa... Eh sì, perché i difetti non si cancellano così, con la bacchetta magica o con l'intervento di un allenatore come le Grottaglie. Perché io posso capire, se tu prendi un allenatore veramente importante, nel senso che abbia esperienze, che abbia allenato squadre e abbia vissuto sempre, diciamo, facendo l'allenatore, credo che possa dare più garanzie. Certo. A livello tecnico, tattico, poi anche per quanto riguarda la mentalità della squadra, per quanto riguarda l'umoralità dei giocatori, allora lì si può anche intervenire non essendo grossi tecnici. Quindi io non considero nemmeno le Grottaglie, nel senso non dispregiativo, per carità, ma è un professionista che ha iniziato adesso, ha il foglio rosa, come dico io, perché chiaramente ancora allena, non ha un curriculum, e quindi io faccio riferimento alla squadra, ai senatori in particolare, che gestiscono adesso questa squadra, secondo me. Dopo le dimissioni di Zauri, praticamente c'è stato un impegno incredibile da parte della squadra col Pordenone a Udine, sì, e abbiamo meritatamente vinto la partita, come abbiamo anche con Zauri vinto la partita contro il Benevento, che aveva preso 3 gol soltanto, noi ne abbiamo fatti 4. Sì. Quindi voglio dire, poi giochiamo col Cosenza. Col Cosenza meritavamo di perdere, abbiamo giocato male, inutile dire che poi la partita l'abbiamo vinta. Io guardo anche la prestazione per quanto riguarda la squadra. Oggi è stato un pessimo Pescara, allora devo dire praticamente che siamo tornati al Pescara altilenante, che praticamente è capace di battere l'Empoli in trasferta, le squadre forti, e perdere con lo Spezia, quindi è una squadra indecifrabile. Che poi manchi qualche elemento, ma io sono relativamente d'accordo con qualcuno che dice manca l'attaccante, siamo d'accordo, è vero, c'è Borrelli praticamente che potrebbe anche essere sfruttato meglio, secondo me, anche se è giovane, però voglio dire, se tu hai uomini a disposizione e non puoi fare un tipo di gioco, ne fai un altro, è un po' sparagnino, non sarà spettacolare il gioco, però chiaramente porti a casa un risultato tale da poter stare tranquillo. Pescara non ci sta a fare mai tranquilli, credo che sia un difetto di questa squadra, quello di esprimersi a livelli buoni e poi magari crollare. Certo. Oh, Andrea, io vengo da te perché in effetti William ha inserito un tema importante, che poi è riassunto anche in questo SMS che ci arriva da casa, magari con toni un po' più forti, però riassume una sensazione, ovvero che con il Cosenza già si erano viste delle... Il Pescara aveva già fatto capire che Pordenone era alle spalle. Te sei d'accordo? Sì, oggi con Enrico Rocchi nel corso della diretta pomeridiana abbiamo parlato di questo trend in discesa. Ho introdotto questo argomento del trend in discesa con le Grottaglie, che è partito forte con la gara splendida di Udine, poi col Cosenza c'è stata una gara a metà o poco meno della metà, e oggi invece una gara intera sottotono. Andrea, sostanzialmente, scusami, posso fare un inciso? Sì. Scusami. La partita contro il Pordenone, le Grottaglie non c'entra nulla con la partita con il Pordenone, non c'entra nulla. Io so per esperienza, perché sono 82 anni, quindi ne ho visti dei rosati e tanti altri allenatori, giocatori, eccetera. E quando va via un allenatore, o esonerato, o dimissionato, o dimissionario, la squadra dà il triplo, il doppio. Sì. I giocatori si impegnano tantissimo perché non vogliono che ricada su di loro la responsabilità di una situazione che si è venuta a creare.
Sì. Quindi quella partita è una partita da non considerare, secondo me, a livello di punti sicuramente. Okay. Io invece la considero punti, e la metto in questo microcosmo di Le Grottaglie. Ma cosa c'entra? Che ci ha fatto vedere, non dal punto di vista dei risultati, due vittorie e una sconfitta, ma dal punto di vista delle prestazioni, quello che si è visto in precedenza anche con Zauri, cioè un Pescara altalenante, che poi è lo stesso comportamento, questo saliscendi, che si va a vedere anche nelle altre squadre di gran parte di questa cadetteria, perché se è vero, come è vero, che nella classifica ci sono in un fazzoletto di punti più di metà delle squadre, è evidente che questo salire e scendere accomuna tante squadre, accomuna il Pescara dell'era Zauri, questo Pescara dell'era di tre partite di Le Grottaglie, ma anche tante altre. Quindi, non è cambiato niente. Sostanzialmente si potrebbe dire questo: diciamo che in queste due partite il Pescara col Cosenza e in quella di oggi la grande differenza è che non c'era Macin e non ci sarà più, perché è vero che la rosa è stata ristretta, ci sono delle lacune in organico, questo è palese, però se guardiamo le squadre che sono state schierate dalle Grottaglie, l'unica assenza è Macin, poi per il resto i giocatori che sono scesi in campo c'erano già allora, cioè il fatto che non ci sia un centrale in più di difesa per ora non si sente, perché i tre hanno sempre giocato, che non ci sia l'alternativa di Zappa non si sente perché Zappa le ha giocate tutte, l'unica vera assenza è stata Macin, che da un certo punto di vista si è sentita, tra parentesi, Macin non ha giocato la precedente partita col Monza, oggi è entrata al 56esimo, auguro a lui che ha fatto la scelta economica di avere più spazio, ora sarà l'ultimo arrivato, però col Monza oggi a Siena è partito dalla panchina e non è stato titolare neanche nella partita precedente. Ma detto questo, dobbiamo anche dire che anche con Macin il Pescara è stato altalenante, perché Macin è stato un giocatore importante, però non è che con Macin in campo il Pescara non fosse preso da questo saliscendi come abbiamo visto in queste due partite o tre partite. Anche con Macin il Pescara ha avuto i suoi alti e i suoi bassi, le sue serie sì e le sue serie no. Quindi attenzione, un giocatore forte la cui assenza si sente, ma a una considerazione più generale questa scostanza resta. Quindi sostanzialmente dobbiamo, William, adeguarci al fatto che questo trend sarà così fino alla fine della stagione. Sì, ma per carità, ma infatti io ho sempre detto che il Pescara è destinato a galleggiare in questa classifica. È altalenante. No, allora scusami, io pongo questo quesito a William. Dice, se sì, questo essere non costante del Pescara si mantiene, col Cittadella non si fa ancora una bella partita e magari non arriva la vittoria, che ne sarà dell'allenatore? Ma vedi, cosa sarà dell'allenatore? Io credo che praticamente questo Pescara, se si pretende o si vuole che faccia i play-off a tutti i costi, allora è ovvio che al di là del risultato, ma considerata la prestazione che sarà quella contro il Cittadella, allora bisogna cambiare l'allenatore. Perché se la partita non sarà soddisfacente, è chiaro che devi richiamare Pillon, parliamoci chiaro, perché non ce ne sono altri, Di Biagio si è accasato, ma Marino pure si ecco, è accasato. Facciamo quindi il punto della situazione, Stellone è andato all'Ascoli, Marino è andato all'Empoli, allora Di Biagio sta per firmare alla SPAL che sta esonerando Semplici, tra poco sarà tutto ufficiale. Però concludo, resta Pillon. Se invece vogliamo salvarci, magari più tranquillamente possibile, andiamo avanti con Le Grottaglie e se ne parlerà questo il prossimo anno, si vedrà cosa fare praticamente. Certo. Poi col Pordenone, parliamoci chiaro, Macin la partita l'ha vinta lui insieme a Galano e qualche uomo importante, perché Macin andava su tutti, ha fatto un recupero in corsa su un giocatore che andava verso la porta in maniera incredibile.
però quello dimostrava che cosa? Che il Pescara sì, ha fatto una buona partita, ma alla fine però non c'erano quegli schemi, ha giocato a due tocchi. Allora io che non ho visto, ti faccio più, una domanda. Presenza né con... ha giocato a due tocchi, se voi andate a rivedere la partita, sì. Il Pescara ha giocato benissimo a due tocchi, sì. E ha messo in difficoltà. Oh, allora ti faccio una domanda, ma risposta rapida, dopo andiamo a sentire le grottaglie. Io oggi stavo vedendo la partita proprio di Chiavari e la sensazione che si è avuta, siccome si parla tanto, deve arrivare l'attaccante, mercato svincolati, Bocinov, Matri, chi più ne ha più ne metta. Il problema è che la produzione offensiva, ammesso anche che ci sia un attaccante, ma quello che mi ha stupito è la offensiva che è stata prossima allo zero. Giusto, perché quanti palloni arrivano a Maniero? Oggi credo uno solo con specie di Maniero, girata di piede. Un attaccante, ma devi fornire i palloni per Maniero per far sì che Maniero tiri in porta. Maniero, Galan, li vedo giocare anche dietro per conquistare palla. Dai, su, non scherzi. Intanto qui ci dicono il Pordenone, ma sono tre partite e ha fatto un solo punto ieri con il Livorno ultimo. Poi ovviamente continueremo a parlare, però siamo curiosi di sentire, oggi avete sentito in diretta le parole di Nicola Legrottaglie alla prima sconfitta sulla panchina del Pescara, perché aveva fatto due vittorie dal suo arrivo. Nicola Legrottaglie al microfono di Paolo Renzetti e insieme a lui anche le parole di Roberto Boscaglia. Le ascoltiamo. Prima o poi doveva arrivare questa prima sconfitta della gestione Legrottaglie, si pensava potesse arrivare tra tante settimane, è arrivata oggi. Abbiamo visto un Pescara un po' sottotono, non la squadra di Udine ma anche quella della seconda parte di gara con il Cosenza. Non direi un po' tanto sottotono rispetto alle due ultime uscite. Oggi abbiamo purtroppo fatto una partita in colore, scialba. Perché? Perché, come fai a sapere il perché? Sicuramente analizzeremo gli errori, perché per una partita del genere ovviamente qualche errore è stato fatto, ma adesso chiedersi perché una prestazione così dopo due fatte bene, sinceramente non fa la differenza, ma quello che fa la differenza è continuare a credere nel lavoro, continuare a credere ed essere positivi senza adesso fare drammi, anche se ripeto mi rode, perché lo dico in maniera molto sincera, perdere, perché non sono uno che piace perdere e tutti dovremmo avere questo tipo di atteggiamento, però dobbiamo andare avanti e continuare a far crescere questo gruppo sotto l'aspetto tecnico, tattico, fisico e mentale. Questa gara ha detto che probabilmente a questo punto è arrivato il momento di portare a Pescara un altro giocatore d'attacco. Legrottaglie chiederà alla società di accelerare le operazioni per far arrivare un nuovo attaccante. Io non chiedo niente, io chiedo solo di continuare a pensare positivo alla mia squadra, al mio staff. Continuiamo a lavorare sereni, senza pensare a quello che è successo oggi, alla sconfitta, e già abbiamo venerdì una partita importante dove dobbiamo fare bene, dobbiamo fare meglio, dobbiamo correre di più, dobbiamo pressare di più, dobbiamo essere più intensi e dobbiamo giocare di più la palla, perché è quello che oggi purtroppo è mancato su tanti aspetti. A me interessa vedere la squadra che mette in pratica quelli che sono i nostri principi, il resto attaccante o non attaccante è una scelta della società. Ripeto, se dovessero arrivare giocatori che ci danno una mano, ben vengano nel gruppo, perché è già un bel gruppo. Scelta iniziale di Bruno a centrocampo al posto di Castano, se poi tra l'altro sei infortunato, come mai? Come mai? Perché per me meritava di giocare Bruno, hanno giocato tutti e lui è tanto che non giocava e secondo me era il momento per buttarlo dentro, perché si impegna, è un giocatore che fa bene al gruppo, perché è un esempio, io lo vedo sempre il primo ad arrivare, l'ultimo ad andare, corre, è una persona di riferimento, e quindi vederlo lì che ci teneva quando si allenava a essere parte di questo gruppo, ho detto secondo me è l'occasione giusta per buttare dentro Bruno, perché sono convinto che lui è importante per questo gruppo, al di là di quante partite farà, di come le farà. Anche oggi ha fatto il suo, ha fatto quello che gli ho chiesto, quindi sono contento di averlo fatto giocare. Per chiudere, ci sono tanti infortunati in questo momento nel Pescara, soprattutto per quanto concerne l'attacco. Oggi Castano, se ne sapremo di più nelle prossime ore, è preoccupato Legrottaglie per questo? Beh,
Pucciarelli sì, era un giocatore per noi che poteva darci una mano, soprattutto lì davanti, per rapidità, per tecnica, e quindi dobbiamo aspettarlo fra 2 mesi, ma abbiamo altri, abbiamo Bocic, abbiamo Borrelli, noi lavoreremo su questi, quindi gli infortuni, ecco, spero che finiscano, perché poi gli infortuni caratterizzano anche una stagione, quindi meno ce ne sono e meglio è. Aspettiamo chi ancora deve rientrare, quindi siamo sereni, essere, ripeto, positivi. Io continuo a consigliare a tutti di essere positivi senza fare drammi, senza esaltarci quando si vince troppo e senza essere drastici quando si perde. Sì, secondo me è riduttivo dire che Lentella ha sfruttato gli episodi, siamo andati a cercarli, non abbiamo concesso un tiro in porta, tranne uno di Zappa nel primo tempo, poi la traversa è una punizione loro, ma abbiamo sempre giocato cercando di metterli in difficoltà, puntando molto a giocare in avanti quando avevamo palle, difendere bene per ripartire quando non ce l'avevamo, e lì abbiamo assolutamente creato delle situazioni importanti già nel primo tempo. E quando poi abbiamo fatto il secondo gol abbiamo, secondo me, tra virgolette, dal punto di vista dell'occasione, dilagato, perché veramente potevamo chiudere la partita prima, abbiamo avuto tante occasioni, siamo stati bravi a crearle, un po' meno a non sfruttarle, però la squadra ha fatto una grande partita. Oggi dovevamo fare una grande partita e vincerla, e abbiamo fatto tutte e due. È stata una gran bella partita, una partita che ci voleva, perché in questo inizio di giornata di ritorno abbiamo fatto delle buone partite, ma non abbiamo raccolto tanto, e quindi oggi è stato veramente, come si suol dire, la ciliegina sulla torta che abbiamo confezionato, quindi buona partita, ottima partita e 3 punti. Oh, questi erano i due allenatori, intanto ti mandano un mondo di bacioni Rubini nel postino dell'Agricola Pescara. Prima avevano scritto se gli mandi anche dei bacioni, adesso, vabbè, con questi questi bacioni anche a livello politico adesso è diventata una moda. Non vorrei che si equivocasse. No, assolutamente no. Oh, abbiamo sentito le grottaglie, ti pongo due interrogativi. Allora, innanzitutto, ti aspettavi... anche tu, anche per te è stata una sorpresa Bruno dal primo minuto? Le Grottaglie ha detto è un uomo di riferimento, è sempre se fai il 3-5-2, secondo me Bruno lì andava bene, perché tu vai lì per giocare una partita di difesa e non di attacco. E quindi Palmiero, che praticamente è più regista, è più anche lo stesso Castanos, magari può creare di più, ma io credo che siamo andati lì prudentemente con un 3-5-2, che poi praticamente diventa un 5-3-2. Certo. È un Galano che torna indietro, magari, e quindi... che diventa quasi un 5-4-1. Esatto, sono numeri che poi in campo si modificano a seconda delle... Altra questione, gli infortuni, ne ha parlato Paolo proprio con le Grottaglie. Ora, abbiamo sentito Pucciarelli addirittura tra 2 mesi, a questo punto... Io non dico che diventa quasi un acquisto inutile, però 2 mesi, oggi siamo a febbraio, tra 2 mesi sarà aprile e il campionato sarà quasi agli sgoccioli. Ha un senso se vai ai playoff, altrimenti poche partite e Pucciarelli serve a poco. E Castanos invece è entrato oggi, si è fatto male oggi, vedremo quale sarà l'esito dell'infortunio. A questo punto, te, a prescindere dai discorsi sulla produzione offensiva, però un attaccante te lo aspetti oppure no? Dal mercato degli svincolati, sia chiaro. Io credo che veramente il Pescara prenderà un attaccante, perché si parla troppo di questo attaccante che deve magari poi fare la differenza, per cui la società è quasi obbligata, perché in tutte le occasioni vediamo che il gioco non viene finalizzato mai da un vero attaccante, ma anche dal terzino Zappa, oppure da altri che magari entrano come Bocic, eccetera. Però voglio dire una cosa, per quanto riguarda le interviste, io ricordo bene che per esempio ci sono stati sempre allenatori come Galeone, come De Canio, come Rossi, che dopo la partita ti davano spiegazioni tecniche di quello che era avvenuto in campo,
Adesso invece De Grottaglie ti risponde giustamente perché ha iniziato da poco, magari non può avere diciamo, la capacità per l'esperienza che non ha, valutare la partita con magari valutare gli errori che sono stati commessi. Io ricordo invece che altri spiegavano la partita e che cosa era stato sbagliato assumendosi le responsabilità e descrivendo le azioni di gioco anche che erano state dannose o che avevano portato alla vittoria. Oh, Andrea, a te sulla questione attaccante, ora al di là è importante vedere chi verrà, perché chiaramente nel mercato svincolati ci sono attaccanti e attaccanti, poi si va a scegliere, secondo te su che tipo di... si sono fatti tanti nomi, Bocinov che pare essere quello più vicino, Matri che ovviamente è il più apprezzato di tutti, secondo te su... tu sei convinto? L'idea che mi sono fatto è che se il Pescara volesse fortemente Bocinov basterebbe davvero un colpo di telefono e Bocinov sarebbe qui. Probabilmente non è il tipo di giocatore che serve al Pescara, perché come ha spiegato ieri De Grottaglie è un giocatore che, per come lo ricorda lui da ex compagno di squadra, fa gli stessi movimenti e le stesse attitudini di Galano, peraltro sono due mancini, però soprattutto i tipi di movimento che piacciono a Bocinov somigliano a quelli che fa Galano, quindi sarebbero troppo simili. E allora tra i due, ecco, l'attaccante che calzerebbe di più ovviamente è Matri. Però Matri aspetta una chiamata dalla Serie A e di conseguenza un ingaggio superiore. Se poi non dovesse arrivare questo ingaggio superiore, magari Matri si accontenterà di scendere in B e di guadagnare compatibilmente con una Serie B. Ecco, Bocinov arriverebbe motivato, Matri forse un filino meno, però per Matri probabilmente c'è da attendere di più, ammesso che poi un giocatore venga, perché poi si è parlato anche di Martins, ma Martins viene dal campionato cinese dove è stato ricoperto di milioni e milioni di euro, non penso verrà a pochi spiccioli a Pescara, a pochi spiccioli in riferimento in al suo stipendio chiaro cinese. Quindi non so, per il resto non è che ci sia molto altro cui attingere, quindi vediamo, altrimenti tra un mesetto Tumminello inizierà ad allenarsi e tra magari 45-50 giorni sarà a disposizione, però dopo aver saltato un'intera stagione. Eh sì, è un problema. Qualcuno faceva un'osservazione, nel senso che arrivati a questo punto, se dovessero prendere Matri se costerà parecchio e lo prendiamo, allora qualcuno ha detto avremmo dovuto prendere con l'utilizzo maggiore Melchiorri. Sì, ho capito cosa vuoi dire. Allora, ma Melchiorri non si è mosso. Melchiorri appartiene a quella lista lunga di attaccanti che Pescara ha cercato ma che poi non hanno lasciato la società di riferimento. Quindi Iemmello è rimasto, Melchiorri è rimasto, se andiamo a vedere il quadro, chi si è mosso? Asensio, Vido, Moncini strapagato dal Benevento e il resto sono rimasti tutti nelle squadre, anche quelli dell'Empoli, Lagumini è andato in Serie A, Mancuso è rimasto, Moreo è rimasto, quindi insomma non è che se ne sono mossi tanti. Certo. Ok, io direi di andarci a sentire Mirko Drudi, che ha parlato anche dell'episodio che ha portato al palo poi al tiro alto di Rodriguez, perché poi vedremo anche i due rigori che hanno deciso. Drudi era molto molto nervoso. Molto, un po' nervoso, sì, è vero. Mirko Drudi al microfono di Paolo Renzetti. Cosa è successo in occasione di quell'azione del primo tempo che poi ha portato al palo di De Luca e al tiro di Rodriguez sopra la traversa? Ah, è successo un'azione di gioco spalla a spalla con l'attaccante, io sono andato giù dopo l'azione continuata e c'è stata questa occasione per loro. Mirko, si può dire che c'è stato un passo indietro rispetto alla gara con il Cosenza, ma soprattutto anche rispetto al match giocato a Udine con il Pordenone, perché? Sì, c'è stato un passo indietro, oggi abbiamo fatto male e siamo andati piano oggi. E una squadra come la nostra non se lo può permettere.
e soprattutto a questi livelli noi dobbiamo continuare come abbiamo fatto le due gare precedenti a 2000 e se no facciamo fatica. Non avevamo la stessa intensità, la stessa grinta che abbiamo avuto nelle due partite precedenti, oggi ci è mancata e abbiamo fatto fatica sin da subito, anche se non grandissime occasioni non ce ne sono state a parte una loro, è stata una partita un po' equilibrata, però non abbiamo fatto bene, ci è mancato qualcosa e speriamo di rifarci subito venerdì, andiamo a incontrare una squadra tosta, molto simile a questa, quindi dobbiamo rimetterci subito a lavorare con grande intensità come abbiamo fatto fino adesso. Cittadella venerdì, poi la trasferta nel posticipo di Crotone, due gare difficili di Pescara che deve però far punti in una stagione che vede le squadre racchiuse davvero in pochissimi punti, mai così equilibrato il campionato. Sì, no, è davvero equilibrato, molto corto. E niente, noi dobbiamo riprendere il cammino che abbiamo iniziato due settimane fa, tre settimane fa, con quella intensità, con quella cattiveria, con quella grinta lì, e sono convinto che facendo così riusciremo a far bene. Anche il fatto di aver fatto 8 ore di pullman e essere arrivati qui alle 9 di sera sicuramente non ha inciso. Non è una... Il campo un po' può avervi penalizzato? Ma no, non credo, il campo è bello, la palla andava bene, non è quello. E abbiamo avuto un po' di intensità rispetto alle ultime due partite, andavamo piano e abbiamo subito un po'. Guardiamo per chiudere, hai accennato tu anche alla gara di venerdì, occorrerà un altro Pescara con il Cittadella, tra l'altro correggimi se sbaglio, questa sarà per te una gara particolare perché sei il grande ex di questa partita e saprai bene che il Pescara nelle ultime 5 partite con il Cittadella ha sempre perso, quindi l'occasione per invertire questo trend. Sì, assolutamente, sappiamo che il Cittadella per il Pescara è una bestia nera, però noi dobbiamo tornare a fare punti subito, riprendere il cammino che abbiamo interrotto oggi e andremo venerdì a fare una grande partita. Ecco, allora a questo punto, William, ti aspetti una grande partita, una controreazione, una reazione bis venerdì sera, perché adesso c'è una settimana corta sostanzialmente, si è giocato domenica pomeriggio, si torna in campo venerdì sera, diciamo che la fortuna è... Se il Pescara è alto, ritornare subito a allenarsi. Siccome abbiamo detto, ti aspetti una grande partita. È altalenante. Adesso certo. È il momento in cui dovrà fare una grande partita. Però voglio dire, è imperscrutabile Pescara, anche perché purtroppo anche lo stesso Legrottagli, che chiaramente ha difficoltà, nel senso che la bacchetta magica non ce l'ha, a parte il fatto che dice di essere il figlio di Dio, però non basta, secondo me. Con l'Entella non è bastato, però voglio dire, sicuramente bisogna cercare una quadratura a questa squadra, perché non l'ha avuta mai, nemmeno con Zauri, abbiamo fatto diversi moduli di gioco, risultati altalenanti, prestazioni inguardabili in alcuni casi, e quindi credo che bisognerebbe fare qualcosa di più concreto, magari rinunciando anche a qualcosa come lo spettacolo, per esempio in alcuni casi in casa speriamo di fare i punti, bisogna fare i punti in Serie B, peraltro la Serie B che ci stanno garantendo, e voglio spezzare una lancia a favore della società che ci garantisce da quando siamo falliti un campionato di Serie B, Serie A, Serie B, in maniera tale che possiamo sicuramente andare a vedere il calcio di Serie B, cosa che non possono fare a Bari e non possono fare più a Palermo, a Cesena, eccetera. Okay. Vediamo i due episodi da Moviola rapidamente, perché tra poco parliamo di Teramo, si siederà con noi la nostra Ania Cantagalli, che vedete la sedia vuota, tra un po' si siederà con noi. Vediamo i due calci di rigore. Questo è il primo, diciamo abbastanza netto, di Zappa su Mazzitelli. In realtà qui possiamo dire che è anche un po' sfortunato Zappa, perché interviene in maniera scomposta, probabilmente, William, il fallo parte prima, nel senso che nel momento in cui lui scivola e no, perde il tempo di un intervento che sarebbe stato sostanzialmente comodo. Sì, certo, però una cosa che ho notato dell'Entella, che è riuscito ad anticipare tutte le giocate,
arrivavamo sempre secondi sul pallone. In questo caso siamo arrivati secondi, sì, senza qui un po' sfortunato. Qui un po' sfortunato però il fallo c'è. Il fallo c'è assolutamente, però era probabilmente. Peraltro proprio Drudi, questo praticamente. Questo è il fallo di Zappa su Mazzitelli. Sì, sì, ecco. Vediamo l'altro calcio di rigore. Ma ho visto anche Drudi fare un fallo incredibile a centrocampo con una gamba tesa. Ecco perché dicevo che era molto nervoso. Vediamo l'altro episodio. È un po' più complicato. Poi lo abbiamo rivisto, vivisezionato. Sì, cambia direzione il pallone. Tiro di Rodriguez per Crecco. Allora, vuoi la mia? Allora, questa con le nuove regole purtroppo è calcio di rigore, ma nel gioco del calcio io normalmente non lo darei. Tu parli di volontarietà, sì, che non c'è, senso che però ammetto che con le nuove regole questo è calcio sì, di rigore, perché il pallone cambia direzione, quindi praticamente. Ma soprattutto perché Crecco allarga il braccio proprio nel momento in cui passa il pallone. È stato bravo l'arbitro, che era Sozza di Seregno, a vederlo. Andrea, sei d'accordo? Sì, perché Crecco inizialmente ha il braccio attaccato al fianco, poi però lo stacca e tocca con l'avambraccio andando ad aumentare il suo volume. A proposito di Sozza, è un primo anno in Serie B che ha già fatto il debutto in Serie A a fine gennaio, Parma Udinese 2-0. Quindi non è un caso che abbia fatto una buona direzione di gara e probabilmente lo ritroveremo in Serie A stabilmente nei prossimi tempi. Sì, anche perché non c'è stata nessuna protesta da parte di Paolo Renzetti. E quindi la garanzia è la Serie D alle 20:30. Alle 20:30, quindi tra poco. Vediamo adesso il prossimo turno, William, perché sì, ovviamente ci sarà Pescara Cittadella. Intanto si siede con noi la nostra Ania Cantagalli, Pescara Cittadella, venerdì sera alle 21, poi Benevento Pordenone, Juve Stabia Crotone, Livorno Cosenza, Venezia Virtus Entella alle ore 15 di sabato, alle 18 Spezia Ascoli, e poi domenica ci sarà Cremonese Trapani, Frosinone Perugia alle ore 15, alle ore 21 ci sarà Empoli Pisa, e il posticipo del lunedì sera sarà quello tra Chievo Verona e Salernitana. Vediamo adesso, e quindi facciamo un'osmosi davvero, passiamo alla Serie C con i risultati della giornata, li rivediamo rapidissimamente, aspettando il posticipo. Regina Ternana alle 20:45 di domani sera, la sconfitta del Teramo 2-0 contro la Viterbese. Rivediamo la classifica che vede il Teramo a quota 37 punti, dietro il Catanzaro, tallonato dunque adesso dal Catania, che ha vinto a Castellammare di Stabia contro la Cavese, che ha quota 36. E allora possiamo rientrare, perché cambiano le luci, la cromia delle luci, e diamo la buona serata alla nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania. A tutti. Tra un po', William, ti salutiamo, però resta un attimo con noi perché parliamo un po' di Serie C. La Serie D alle 22, non scherziamo, esatto, volete farmi perdere il derby? Grazie Paolo che ci sei te, che ricordi, insomma, che questa sera per me è una serata un po' che va così. Impegnata fino alle 21:30. Ania, con te, prima ci hanno scritto da casa alcuni che o magari stanno uscendo dallo stadio, sono in fase di ritorno, perché la partita è terminata alle 19:20, sì. Molto delusi, perché questa è l'ennesima sconfitta, oggettivamente, parliamoci chiaro, ci si aspettava che il Teramo cambiasse marcia in trasferta, e invece, solita solfa, 2-0, com'è stata la partita? Ma è una partita brutta per larghi tratti, sia per demeriti del Teramo sia per demeriti della Viterbese, che però insomma in questa partita brutta è riuscita a segnare due gol. Il primo è stato un incidente di percorso di Tomei, che ha sbagliato nella valutazione di un rimbalzo e si è fatto scavalcare dal pallone. Poi ce la descrivi la partita, perché vediamo le immagini che sono appena arrivate, quindi le commentiamo mano a mano che le vediamo. Eccole qua.
Partita, vi dicevo, brutta per larghi tratti, doveva essere un po' la partita della svolta in trasferta per il Teramo, perché dopo il KO contro la Cavese, l'ultima trasferta in ordine di tempo prima di quella odierna, era arrivato il successo sul Rende in casa, quindi di nuovo un'occasione per il Teramo per dare continuità, insomma, a questo buon cammino, ottimo cammino casalingo per la formazione di Tedino. E poi da qui, da questo rilancio lungo dalle retrovie, Tomei sbaglia nella valutazione del rimbalzo, si fa scavalcare dalla sfera e Molinaro appoggia praticamente in rete senza problemi. Molto strano, perché comunque io ritengo che Tomei stia facendo un'ottima stagione, una buona stagione fino a qui. Un gol regalato. Sì, decisamente regalato per questa uscita un po', ecco, a farfalle per una valutazione errata, e poi per Molinaro è stato un gioco da ragazzi. Beh, una volta sorpassato il portiere segnò anche io. Beh sì, probabilmente non serviva neanche toccare il pallone. Poi c'è stata un'occasione per Magnaghi, che qui non è inserita nelle immagini. C'è stata invece anche questa della Viterbese poco dopo la mezz'ora, con questo cross di Enrico che praticamente attraversa tutta l'area senza che due giocatori, di cui uno De Giorgi, riesca ad impattare la sfera. Qui siamo subito alla ripresa con il gol del 2-0 della Viterbese. Tunkara che riceve da Pini, lascia ancora per Molinaro che con un bel mancino in diagonale incrocia bene per il raddoppio della Viterbese in soli due passaggi, perché da Pini, Tunkara e poi il pallone che è arrivato a Molinaro, un'azione perfetta per quanto riguarda appunto la produzione e la concretezza offensiva della Viterbese. È un Teramo che poco prima aveva si era reso pericoloso con Bombaggi da calcio di punizione, e ancor prima Tedino aveva inserito Ilaria inizio ripresa al posto di Arrigoni, facendo scendere Costa Ferreira in regia ed avanzando appunto Ilari nel ruolo di trequartista. Qui altra occasione per la Viterbese con De Giorgi che mette in mezzo ancora per Molinaro, che di prima intenzione coglie il palo, ancora Tomei sarebbe stato battuto. In questo caso il Teramo è stato fortunato, perché sarebbe stata la tripletta di giornata per l'attaccante della Viterbese. Poi, quando i buoi, si suol dire, ormai sono scappati, il Teramo riesce a produrre in maniera più consistente dalle parti di Pini. Qui c'è l'occasione probabilmente più concreta, questo palo di Minelli inserito dopo il 2-0 da parte di Tedino, forse l'occasione davvero un po' più evidente per quanto riguarda il Teramo. Ce ne sono state comunque diverse altre prima della fine, anche un paio di situazioni di Ilari, ma soprattutto il Teramo mosso dalla forza della disperazione, quando ormai era sul 2-0, 10 minuti dal termine, non hai nulla da perdere e quindi ti butti in avanti in qualche modo provando a fare qualcosa. E questa, secondo me, è l'ennesima dimostrazione di un atteggiamento mentale e di personalità che manca in trasferta, perché quando appunto non hai più niente da perdere, sei completamente scarico a livello di problematiche, non hai più niente a cui pensare, e quindi ti butti in avanti sperando di magari aprire la partita, si era sul 2-0, e poi in qualche modo anche di pareggiarla, ecco, con 10 minuti al termine. Però ripeto, magari sto leggendo anche diverse contestazioni che si muovono a Tedino, sono opinabili tutte le scelte, ogni partita possono... Soprattutto quando perdi, poi esatto, sono tutte opinabili. Ogni scelta può essere opinabile, però secondo me questa trasferta certifica ancora una volta quanto il Teramo abbia difficoltà a di personalità e di atteggiamento lontano dal Bonolis. E anche su un campo che non è il sintetico di Pianodaccio, era un campo, quello del Rocchi, irregolare, dove si è fatto oggettivamente fatica a fare possesso palla a terra. La Viterbese praticamente non l'ha mai fatto, lanciando spesso su Tunkara, che è stato davvero davvero bravo oggi a fare reparto da solo e a propiziare non solo il gol, ma comunque a far salire sempre la squadra. E quindi sono difficoltà che si manifestano e si continuano a manifestare, perché il Teramo non riesce ad essere, lontano dal Bonolis, una squadra diversa, cioè non una squadra cattiva che si sporca, che riesce magari a segnare in situazioni difficili. Questo non riesce ad inserirlo proprio la formazione di Tenino nel proprio essere, e quindi perché non hai giocatori, secondo me, con queste caratteristiche di carattere e di personalità. Guarda, questo è il tipico gol che tu prendi, allora, questo è veramente palla lunga e pedalare, perché il rilancio del portiere, Tunkara che prende palla
e poi scarico sull'attaccante, che ci dicono peraltro un grandissimo conoscitore anche delle provenienze, ci ha scritto: Molinaro si è vendicato della sconfitta del Rende di settimana scorsa, perché Molinaro è proprio di Rende, però ha battuto il Rende 3-0, Molinaro che è di Rende oggi ha fatto doppietta. Però qui si vede davvero l'impreparazione, perché sono 4 contro 1, poi contro 2, sono 6 contro 3. Cristini prova a chiudere, ma inutilmente. La palla era arrivata da Pini, quindi insomma è una situazione anche abbastanza di facile lettura, ecco, esatto, per la difesa del Teramo. Troppo libero, troppa poca pressione. Tunkara è stato bravo, ovviamente, senza nulla togliere all'attaccante della Viterbese. Molinaro è stato altrettanto bravo, però è chiaro che quando poi va in gol con questi, con così pochi passaggi, qualcosa che non va, cioè, ecco, secondo me, a prescindere dai magari questo o quell'altro che non ha reso al meglio quest'oggi, di Tedino che magari poteva fare questo invece che quest'altro, rimane oggettivamente una difficoltà in trasferta del Teramo, e ormai siamo a febbraio, e quindi, salvo rare eccezioni, non vedo allo stato attuale come questa squadra possa cambiare marcia. Oh, però mi dai una pagella adesso? È vero che tutte le scelte sono opinabili, però voglio il voto per Mungo. Mungo secondo me non è stato sufficiente, ma anche perché su un campo così irregolare aveva oggettive difficoltà, lui che invece è un uomo di qualità. E allora ha ragione chi da casa ci scrive, anche Tedino ci mette del suo, perché te lo sai prima dove vai a giocare, non è che lo scopri il giorno. Però Mungo è, adesso faccio la maliziosa, Mungo è stato il giocatore che contro il Rende è rientrato negli spogliatoi senza andare a salutare la tifoseria, quindi forse qualche problematica interna da risolvere c'era, magari con questo utilizzo al primo minuto, visto che Mungo in questo girone di ritorno è stato poco impiegato fino a questo momento, magari si voleva un po' calmare le acque nei confronti comunque di un giocatore importante, di un giocatore che ha un ingaggio anche importante, che è stato forse la perla del mercato estivo del Teramo, e per evitare problematiche magari si è scelto di impiegarlo al primo minuto, secondo me in una situazione per lui non idonea, ecco. Poi col senno del poi, ripeto, può essere sempre facile, è sempre facile parlare, però oggettivamente ha avuto grosse difficoltà comunque. Intanto ci scrivono: riguardate bene, i rigori della Virtus Entella non ci sono. In realtà, però, poi giudizio totalmente opinabile, secondo noi ci sono. Poi il primo soprattutto, gamba tesa, sì, di Mazzitelli, però Zappa gli colpisce proprio la gamba. Ma adesso, al di là di questo, ti chiedono: ma perché, se il Pescara può andare sugli svincolati, il Teramo no? Ma il Teramo può andare sugli svincolati se vuole, ma io credo. Fatto di scelta. Certo, ma io credo che sia stata una scelta. Cioè, ormai siamo su questa situazione perché si è scelti di non andare su un attaccante. Cioè, si è avuto il mercato estivo, si è avuto il mercato invernale, si è scelto di far partire Cianci, che tra l'altro oggi ha firmato una tripletta con il 5-1 del Carpe sulla Reggia Audace, si è scelto di far partire Martignago, si è scelto di non rinforzarsi in attacco. Io credo che in un mese la società abbia fatto delle valutazioni, poi vedremo se saranno giuste o sbagliate, ecco. Però andare adesso sul mercato degli svincolati, a parte la difficoltà insomma di trovare un profilo idoneo, in forma e adatto appunto alle caratteristiche della formazione di Tedino, ma io credo che non ci si andrà perché è stata una scelta del mercato invernale non rinforzarsi con un ulteriore attaccante. Se invece le cose dovessero cambiare, sarebbe implicitamente un'ammissione di errore anche nel mercato invernale. Ecco. Quindi io ragiono a rigor di logica, considerato il silenzio stampa. Ecco. Oh, a proposito di silenzio, invece voglio rompere quello di Andrea Costantini, perché sono curioso di sapere che ne pensa di questa sconfitta esterna del Teramo, Andrea. Che ricalca il campionato del Teramo, una squadra che si trasforma in negativo in trasferta, e poi oggi a complicare il tutto c'è stato quell'errore incredibile di Tomei, che insomma un portiere della sua esperienza, no, nessuno deve commettere questo errore. Se poi sei un portiere che ha anche una certa esperienza, ancor di meno. Invece qui il Teramo è stato tradito per una volta dal suo estremo difensore, capita. Però questo ha messo in salita una strada che già in salita era, però ne ha acuito la pendenza, perché in trasferta il Teramo continua a,
a manifestare quel deficit in termini di voglia di lottare, di sapersi adeguare al clima da battaglia o comunque a quelle partite sporche che questi campi richiedono. E invece, come ha detto Ania, il Teramo si è svegliato alla fine, quando la Viterbese probabilmente aveva abbassato i ritmi e pensava di aver messo fieno sufficiente in cascina per vincerla, e il Teramo ha avuto un sussulto. Però purtroppo per il Teramo niente di nuovo, in casa questa squadra nel suo salotto fa il suo massimo, in trasferta fa molta molta fatica e la classifica parla chiaro. Occhio, perché il Catania è tornato a vincere in trasferta e si avvicina, la Viterbese si avvicina ed ha anche il vantaggio ora dello scontro diretto dopo l'1-1 dell'andata, questo 2-0, quindi a parità di punti la Viterbese sarebbe davanti. A Catania il Teramo dovrà giocare all'ultima giornata di campionato, quindi il decimo posto è distante 5 lunghezze, lì c'è la Cavese. Però insomma, perdere posizioni e rischiare magari di uscire fuori dalla zona playoff non sarebbe il massimo. Ania, secondo te con questo trend in trasferta che senso ha fare i playoff per uscire subito? Ti chiedo la cortesia di rispondere in 30 secondi perché dobbiamo vedere il prossimo turno. Ma poi i playoff diventano un campionato a parte, le cose possono cambiare, è chiaro che poi il campionato ha detto e sta dicendo che in trasferta il Teramo fa difficoltà e ha difficoltà, magari in playoff gara secca in trasferta e poi il ritorno magari le cose potranno cambiare. Peraltro adesso ho visto un po' di messaggi, tutti oramai non chiamano neanche più Mungo con il suo cognome, lo chiamano il Calcio. Ma gliene incolse a Tedino quando disse per la prima volta Mungo, sì, il Calcio, perché adesso glielo rinfacciano, sì, tutti, sì, questa definizione. È inutile girarci intorno, la società non ha voluto prendere un attaccante. Eh sì, certo, è chiaro che la società non ha voluto prendere un attaccante, che dovevamo prenderlo noi, ci mancherebbe. No, nel senso che è una cosa, è un pensiero naturale rispetto a quello che è successo nel mercato invernale, ecco, cioè è chiaro che arrivi a questa conclusione perché ne partono due, adesso giochi con due punti a differenza del girone di andata, ne partono due, magari uno doveva arrivare, ecco, però si è valutati che con Bombaggi avanzato, con Minelli, con Berligea e con Magari, guarda, poi la mia è stato un, almeno allo stato attuale, poi magari posso sbagliarmi tutto quello che vuoi, però è veramente stata una scelta almeno sin troppo fiduciosa delle potenze. Non so, Andrea, se te sei d'accordo. È stata una scelta un po' troppo dettata dal voler fare economia, e il miglior modo di fare economia è togliere due stipendi e non metterne uno di nuovo, visto che il Teramo, oltre che fare i playoff in una posizione non eccelsa, non può andare. Anche oggi ha perso l'opportunità di rosicchiare punti dal Potenza, quindi se il Teramo farà i playoff li farà dalle retrovie. Siccome questo stato delle cose già si pensa non poter mutare, si va avanti con questo attacco sperando che Magnaghi e Bombaggi non abbiano né il raffreddore né soprattutto contrattempi più seri. Però io penso che sia una scelta quasi esclusivamente dettata logiche economiche, compatibilmente con una classifica non facilmente migliorabile in maniera incisiva. Vediamo il prossimo turno. Ania, si torna in campo sabato, vero? Alle 18. Alle 18 contro il Monopoli. Oggi ha fermato anche il Bari. Infatti la buona notizia per il Teramo è tornare a giocare in casa, la non buona notizia è tornare a giocare contro il Monopoli che appunto, come hai detto tu, oggi ha fermato il Bari 2-2. La gara di andata è stata un disastro per il Teramo, probabilmente la gara più brutta fino a questo momento vista dalla formazione di Tedino, quindi magari sarà una motivazione Monopoli in più. Monopoli squadra da trasferta. Sì, squadra da trasferta, una squadra... Cioè, squadra da trasferta, in casa ha fatto un partitone contro il Teramo. Rivelazione del campionato, non sarà un match facile. La buona notizia appunto è giocarlo in casa per il Teramo, perché ha un cammino esaltante al Bonolis. Assolutamente sì, sabato alle 18, dunque Teramo Monopoli, grazie a Dania Cantagalli, ciao Ania, ci vediamo martedì per Pro Teramo, grazie a William Carosella, ciao William, grazie per essere stato con noi. Buonasera. Ti sei divertito?
nuovo studio, tanti colori. Bellissimo. Bellissimo. Complimenti, perché veramente è straordinaria questa scenografia. Perfetto, grazie William. Chi per l'ha essere... fatta? È stata una... No, anche la firma ci vuole. Ah, la firma te volevi, fatto... va bene. Certo, va... Perché no? Va bene, grazie, grazie William. Noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, perché tra poco iniziamo un'ora insieme per parlare di Serie D e c'è tanto da parlare. A tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte, un'ora insieme per parlare di Serie D. Allora, cambia ancora il colore verde come il campo qui alle nostre spalle. Saluto e ringrazio Remo Madio, portiere del Pieto. Ciao Remo. Buonasera. Ciao e poi ritrovo con piacere Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Oggi te hai confezionato il servizio di Pineto Notaresco con cui apriamo. Vediamo i risultati della classifica però prima. Con l'ausilio della grafica, Porto Sant'Elpidio Vasto Girardi, clamoroso 3-3, tanti gol. Cattolica Chieti 1-0, Materica Campobasso 0-0. Risultato questo che, al netto del fatto che la sconfitta al Notaresco non può andare bene, però se proprio doveva tifare per un risultato perdendo era per il pareggio a Matelica, ed è uscito l'X 0-0. Monte Giorgio Fiuggi 2-0, Agnonese San Giustese 3-0, Pineto Notaresco 2-1, Recanatese Giulianova 3-2, Tolentino Avezzano 2-1, Vastese Isina 2-1. La classifica: comanda il Notaresco a 51 punti, il Matelica rosicchia un punticino e sale a 46 a meno 5, 44 per la Recanatese che riscavalca il Campobasso, 43, 39 per l'Agnonese che chiude la griglia dei playoff. Il Pineto rimane fuori ma solo di un punto, 38 per la formazione di Daniele Amaulo e di Remo Madio che è qui ospite con noi in studio, 36 punti per la Vastese, 34 per il Monte Giorgio, 31 per il Tolentino, 30 Fiuggi e Vasto Girardi, 28 Porto Sant'Elpidio, 21 Cattolica e Giulianova. Guardate, Cattolica sta facendo una rimonta clamorosa, 20 punti per la San Giustese, 19 per l'Avezzano, 17 per il Chieti, chiude la Jesina con 12 punti. Anche in questo caso, siccome dobbiamo correre, siccome gli argomenti sono tanti, siccome abbiamo tante cose da vedere, io direi, prima di partire con l'analisi, vediamoci il servizio di Roberta Di Sante. Il Pineto batte il Notaresco 2-1, vediamo. Sorride al Pineto il derby del Mariani Pavone che supera di misura 2-1 la capolista Notaresco. I padroni di casa costruiscono la vittoria nella ripresa con una grande reazione dopo essere passati in svantaggio nel corso di un primo tempo in cui il Notaresco si era fatto preferire e aver sbagliato un calcio di rigore. Diverse le defezioni in casa rossoblù, oltre allo squalificato Marcelli, Bagnoni deve rinunciare anche al febbricitante Salvatori, mentre un Sansovini non al top parte dalla panchina. Esordio dal primo minuto per Canalicchio in difesa e Raffaello a centrocampo, mentre Pomante torna per la prima volta d'avversario al Mariani Pavone. Nel Pineto out Simoncelli per un problema alla caviglia, Amaulo ritrova in mediana Marianeschi che rientra dopo la squalifica. Si gioca di fronte al pubblico delle grandi occasioni con circa 600 spettatori, di cui 200 giunti dalla vicina Notaresco. Sono proprio gli ospiti ad approcciare meglio il match e dopo una prima fase di studio al quarto d'ora a sbloccare la partita. Un mobile Cancelli spina nel fianco della difesa biancazzurra, conquista un buon calcio di punizione sulla bordata di Frulla e super Sciba a respingere, ma l'estremo biancazzurro nulla può sul tapin vincente dell'ex capitano Marco Pomante che porta in vantaggio gli ospiti. Il Notaresco potrebbe anche raddoppiare al minuto 18, azione al limite con il direttore di gara che da buona posizione opta per il calcio di punizione dal lato corto. Cancelli in diagonale a botta sicura impegna Sciba che si salva con i piedi. Al 23esimo il Pineto ha l'occasionissima per pareggiare, lo stesso Pomante commette fallo in area su Tomassini e l'arbitro Grasso indica il dischetto del rigore. Dagli 11 metri però a quadro si fa bloccare la conclusione a terra da Scotti. Tutto da rifare dunque per il Pineto che rischia anche dopo la mezz'ora quando Liguori con una punizione deviata dalla barriera per poco non sorprende Sciba. Si va così al riposo con il Notaresco meritatamente in vantaggio. Tutt'altra musica però nella ripresa. La strigliata di Amaulo negli spogliatoi fa bene ai suoi che tornano in campo con un altro piglio e al quarto trovano il pari. Cercelluti se ne va sulla sinistra e serve Tomassini che in area anticipa la difesa e da due passi in sacca la girata vincente sotto la traversa per l'1-1.
prime due sostituzioni da una parte e dall'altra. Vagnoni richiama Romano e getta nella mischia Gaetani. Amaolo inserisce Alessandro in luogo di Acquadro. E proprio l'argentino appena entrato si rivelerà decisivo. Al 13esimo contropiede fulmineo del Pineto con Tomassini che lancia Alessandro tagliando fuori la difesa del notaresco che si fa sorprendere. Lo scambio con Ciarcelluti e il diagonale chirurgico a trafiggere Scotti che vale il sorpasso. Non c'è modo migliore di festeggiare per l'argentino appena diventato papà. Il notaresco accusa il gol del sorpasso e non riesce ad imbastire una reazione efficace. Neppure l'ingresso di Sansovini al quarto d'ora riesce a scuotere i rossoblù, visibilmente calati nel corso della ripresa. Anzi, al 25esimo è ancora Alessandro ad impegnare su punizione Scotti e al 34esimo piove sul bagnato per la squadra di Vagnoni, che perde anche Pomante, il centrale, resta a terra ed è costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco, accompagnato dal fisioterapista rossoblù, tra gli applausi di tutto lo stadio. Al suo posto entra Stivaletta, ma i cambi non portano gli effetti sperati per Vagnoni e nel finale è ancora il Pineto ad andarsene in contropiede, senza tuttavia riuscire poi a finalizzarlo. Al termine dei 95 minuti è festa biancazzurra con i locali che esultano sotto la tribuna per i tre punti conquistati che consentono al Pineto di rimanere agganciato al treno playoff. Seconda sconfitta nelle ultime sei partite invece per il notaresco che adesso inizia a sentire il fiato sul collo del Matelica che accorcia ancora a meno 5. Mister Vagnoni, il notaresco aveva approcciato bene questa partita, poi vi siete persi nel secondo tempo. No, ha detto bene, abbiamo giocato per 35 minuti da prima della classe, bene, col piglio giusto, abbiamo messo in difficoltà veramente il Pineto, forse la prima mezz'ora meritavamo anche di fare un altro gol, poi come hai detto tu ci siamo letteralmente squagliati nel secondo tempo e siamo in un momento che non ci riesce bene quello che vogliamo fare. Oggi per il secondo tempo, se va a vedere, abbiamo perso tutti i duelli a metà campo, abbiamo perso tutti i duelli, dobbiamo toglierci dalla testa il discorso che siamo primi. Noi dobbiamo, come facevamo prima, partita per partita, ci sta pesando tanto, non siamo una squadra che siamo partiti per vincere e quindi non è necessario e obbligatorio vincere il campionato, però quando sei lì è normale che ti metti dentro delle pressioni che magari non te ne mettono gli altri ma ce ne mettiamo noi, e questo dobbiamo imparare a dividere le due cose. Mi sembra più un fatto mentale che fisico. Ti chiedo l'ultima sulle condizioni di Marco Pomante, lo abbiamo visto tenersi il ginocchio sinistro, speriamo nulla di grave mister. No, è stato un contrasto, ha preso una botta quindi ha sentito poi tirare dietro, è inutile di scallo. Come invece abbiamo rischiato Sansovini che purtroppo mercoledì ha avuto un problema muscolare, preferivamo non riscarlo per niente, poi le necessità della gara ci hanno portato a riscarlo. Anche oggi una grande reazione, questa squadra deve essere un po' pungolata per poi reagire in maniera così concreta come col Campobasso. E abbiamo delle fasi della partita dove subiamo la squadra avversaria, lì dove dobbiamo essere bravi un po' un attimo a superare quel momento senza subire, peggiorare la situazione come è successo oggi, perché poi si capiva che il notaresco stava in partita più di noi e dovevamo stare attenti a non subire gol. Poi dopo la partita c'è tante fasi nell'arco dei 90 minuti, c'è tante situazioni e noi dobbiamo migliorare in questo, come è successo domenica a Campobasso e la partita scorsa con Vasto Girardi e a Fiuggi. Se riusciamo a avere un'interpretazione giusta appena nell'arco dei 90 minuti, questa squadra secondo me può far bene. Non cambia a livello di classifica perché il Pineto resta sesto, però comunque è un tassello in più. È un tassello in più perché anche le altre squadre dovranno giocare con il notaresco prossimamente. Noi le ultime due gare abbiamo affrontato il Campobasso e il notaresco, due squadre importanti, e siamo venuti fuori con dei punti importanti. Adesso non dobbiamo avere cali di tensione e affrontare la partita domenica contro la Jesina, che giocherà sicuramente all'ultima spiaggia, una partita dell'ultima spiaggia. Noi dobbiamo farci trovare pronti perché altrimenti sprechiamo tutto il lavoro fatto fino adesso. Oh Remo, ma avete bisogno di essere pungolati per iniziare a giocare in un certo modo? Cioè, quello che ha detto Roberto in fondo non è proprio campato per aria. Beh no, sai, molte volte si dice che la reazione sia sempre troppo tardi, a volte devi prendere un gol per svegliarti. Effettivamente oggi loro erano partiti
molto più forti, erano più in partita, magari più in palla, si vedeva dei semplici episodi, magari un contrasto vinto, un'azione. Però la partita, come ha detto anche il mister, dura 90 minuti, ci sono diversi momenti, diverse fasi, e noi, come la partita scorsa col campo basso e anche questa, comunque abbiamo reagito alla grande, perché oggi il secondo tempo noi abbiamo dimostrato che comunque siamo fuori dai play-off, però ci vogliamo assolutamente rientrare il prima possibile e non abbiamo nulla di meno rispetto a quelle che sono lì sopra. Ti faccio una domanda, ma alla fine della partita siete andati a controllare che aveva fatto l'Agnonese? Sì o no? Dai, sii sincero, dai, sì. Sì, avete detto, ha vinto pure oggi. No, comunque l'Agnonese è una squadra ostica. Molto ostica. In casa soprattutto io credo che non concederà molti punti in casa. Magari in trasferta. Grandi ricordi al Civitelle di Agnone. Agnone è un campo che negli ultimi anni non ci ha portato molta fortuna. Però dai, sì, alla fine dopo le partite si va sempre un po' a vedere anche. Certo. I compagni, così, cosa è successo. Tra poco entriamo nel merito della disamina della partita. Roberta, meglio il Notaresco nel primo tempo, meglio il Pineto nel secondo. Notaresco che è partito fortissimo, gol del vantaggio, questo che poi rivediamo che è un episodio dubbio. Che impressione ha avuto la partita? A due volti, a due facce? Sì, assolutamente sì. Nel primo tempo il Notaresco ha approcciato nettamente meglio, soprattutto con le due ali, Liguori da una parte e soprattutto Cancelli dall'altra, che ha giocato tempo eccezionale. Il giocatore che mi è piaciuto tantissimo oggi, ha messo in difficoltà la retroguardia del Pineto da una sua accelerazione, è scaturito poi il calcio di punizione che ha portato al gol di Marco Pomante. Sì. Che, poi la rivediamo questa punizione dal limite. Che ha giocato insomma anche lui una ottima partita, difensore col vizio del gol. Poi gli facciamo anche in bocca al lupo perché oggi insomma è uscito anzi tempo. Sì, anche se poi ha procurato, poi ha commesso il fallo da rigore. Io intendevo però, per l'infortunio. Poi avuto. È uscito per l'infortunio. Comunque sicuramente un buon primo tempo, giocato bene anche da Frulla nel Notaresco, che però poi è calato in maniera impressionante nella ripresa. Anche Vagnoni ha messo nell'intervista post partita, ha detto ci siamo letteralmente sciolti nel secondo tempo. Dopo il gol dell'1-1 il Notaresco non ha saputo più reagire, ha praticamente andato in bambola e non ha di fatto, non è riuscito a concretizzare più nessun tipo di occasione, tanto che non ce ne sono nel corso della ripresa di occasioni di marca ospite. Ottimo il secondo intanto tempo. Qui ci danno delle indicazioni anche culinarie, cioè, ma di orgoglio rosetano, post script, tuo cognato ha perso la cena a base di trota. Aspetta, questa ce la devi spiegare. Non so, la cena a base di trota, dovrò qualcosa. Dovrò credere a mio cognato, non so. Ah, ok, vabbè, no, pensavo che lo sapessi. No, non lo so, non lo vado so. Vado sul secondo tempo brevemente. Invece qui in secondo tempo in cui c'è stata una grandissima reazione da parte del Pineto, Amaulo ha azzeccato i cambi perché ha tolto comunque a Quadro e Marianeschi, che oggi erano un po' sottotono rispetto al solito, e ha fatto entrare un Alessandro che ha praticamente spaccato gli equilibri della partita, è entrato benissimo in gara e il primo pallone che ha toccato praticamente ha fatto gol. Certo. Ciarcelluti è stato bravo anche lui, ha messo il suo zampino in tutte e due le reti, uomo assist oggi. Tommasini è un valore aggiunto. Punto. Assolutamente sì. Andrea, anche te hai l'impressione che un po' in questo momento il Notaresco faccia fatica nei risultati? Non è un'impressione, sono dati di fatto. Nelle ultime 7 partite Notaresco ha vinto 2 volte, ha pareggiato 2 volte e ha perso 3 volte. È il rendimento di una squadra di medio-bassa classifica. Se il Notaresco con questo rendimento da medio-bassa classifica nelle ultime 7 giornate ha ancora 5 punti di vantaggio sul Matelica, questo vi fa capire quanto è stato impressionante il girone d'andata e quanto è fuori dalla norma quello che ha fatto la squadra di Magnoni, cioè quella striscia di vittorie
ha permesso a Notaresco, pur avendo attraversato un periodo così negativo, di essere ancora primo in classifica, ancora più 5 dal Materica, avendo lo scontro diretto in casa, che non è necessariamente un vantaggio, ma da calendario il Materica verrà a Notaresco. Quindi è nei fatti e nei numeri questo momento di grave appannamento del Notaresco. Lo dice anche Vagnoni nell'intervista, parla di stanchezza più mentale che fisica. Io l'unica cosa che posso dire è che il Notaresco deve cercare di essere spensierato, perché tanto la strada di darsi pressione, di pensare oddio perdiamo e gli altri ci vengono sopra, non porta da nessuna parte. Che pensassero a giocare il più spensierato possibile nelle partite successive, e poi quello che sarà, sarà, nel senso che già il Notaresco ha fatto grandissime cose, non è semplice, c'è un sogno però, Andrea, da poter coltivare ancora. Non solo, se mai dovesse avvenire che il Materico, il Campobasso, la Recanatese dovessero agganciare e superare il Notaresco, magari quando avverrà sarà una botta, però poi c'è ancora altro campionato da giocare e c'è modo ancora di rivincerla. È difficile, sì, però non bisogna mettere il carro davanti ai buoi, e il Notaresco il più possibile deve mantenere la spensieratezza, perché Pineto compreso, il Notaresco si trova in una posizione di classifica dove altre squadre, come ad esempio il Pineto, volevano stare a inizio stagione e non ci sono. Cioè il Notaresco deve mantenere la spensieratezza. Lo so che non è facile, ma questa è la strada da reintraprendere. Tanto, grande Remo, un saluto dalle Panthers di Roseto, per l'appunto, sono squadra di basket. Sono prime. Roberta, che volevi aggiungere? No, che dobbiamo vedere la Moviola? Soltanto che comunque c'erano anche, insomma, Sansovini non era al top, c'era Salvatori che è febbricitante, per cui insomma è quello che ci ha detto anche Vagnoni durante l'intervista, sostanzialmente quello che diceva Andrea: nel momento in cui recupererà al meglio anche questi giocatori, che sono giocatori importanti, sicuramente insomma potrà magari rifarsi. Oh, rigore non dato su Liguori, era in area, poi parliamo. Allora, innanzitutto vediamo i due episodi. Allora, il primo in realtà non è un episodio da Moviola, è per dipanare di chi sia il gol. Il primo gol, il gol del Notaresco, cioè questa punizione di Frulla, la parata di Sciba. Pomante colpisce di testa, Sciba la riprende, però quando, e lo vedremo, il pallone è già dentro la porta, quindi gol di Pomante. Poi Gallo ribadisce in rete, ma di fatto era già gol, quindi questo non è un episodio da Moviola, era solo per far capire. Sì. Invece c'è l'episodio 3 minuti dopo il vantaggio del Notaresco, che poteva essere determinante, perché c'è questo episodio, Roberta. Sì, c'è il Liguori che se ne va, su di lui c'è il fallo di Marini. In questo caso era insomma difficile allora, interpretazione, cercare di capire se il fallo inizia fuori area oppure se poteva essere calcio di rigore. Allora, Remo, non ti chiedo perché sei parte in causa, anche perché ti ho sentito anche dire fuori. Ma guarda, io oggi purtroppo ero dalla panchina, quindi ero proprio in linea d'era, proprio di fronte. La palla è entrata dentro quando ha fatto il dribbling, ma nel momento in cui lo prende fuori. Poi naturalmente vuol dire che sono di parte. Certo, io allora io non lo so se è dentro o fuori, però non ho tutte queste certezze. Andrea, te ce le hai? Ma Marini mi sembra in area di rigore. Marini è in area di rigore. Allora, il piede sinistro sulla linea. Io non lo so, poi bisogna vedere però il contatto. Sì, ci vorrebbe la proiezione. Tra i due corpi potrebbe. Noi non siamo aiutati dalla prospettiva, però io non so se andiamo anche qualche frame indietro. A me sembra che Marini lui sia almeno sulla linea, se non dentro. Qui è dentro l'area di rigore. Giusto? Sì. Qui è dentro. È Liguori che ancora è fuori. È Liguori però che è ancora fuori. Lui allunga la gamba destra tendenzialmente fuori dall'area, in teoria. Io poi non lo non so. Posso, io non posso avere la certezza che il contatto è fuori area né che sia in area. Certamente Marini. Eccolo qua, ce l'ho proprio qui dietro e ve lo faccio vedere. Allora,
bisognerebbe vedere, bisognerebbe fare la proiezione questo contatto cuori, però. Sotto, ma però questa è anche una prospettiva, dovresti vedere. Esatto, esatto. Cioè ci vorrebbe una telecamera da dietro che ti fa vedere dove l'unica cosa è che allora Marini quando appare lì sembra appunto in area di rigore. Il direttore di gara mi pare avesse la posizione migliore per decidere, sì, ed è andato piuttosto deciso. Probabilmente il contatto sarà stato fuori, non lo so, questa nella sua interpretazione. A me restano molti dubbi. Se dovessi dire, direi che per il 70% è rigore e per il 30% non è rigore. Al 100% non ci riesco ad arrivare da queste immagini. Io non riesco a dare neanche le percentuali perché veramente sono in crisi qui, perché effettivamente non è facile. Però Marini, è stato... Marini quando è lì è dentro l'area, non ci sono dubbi che Marini sia dentro l'area. Sì, Marini è dentro l'area, è Liguori che è fuori dall'area di rigore. Perché bisogna vedere dove avviene il contatto, non dove chiaramente sono i due giocatori. Bisogna vedere il momento del comunque. Va bene, era chiaro, noi ci abbiamo provato, era... Comunque non ha protestato nessuno. Il piede nessuno. Del difensore è nettamente sulla linea, il sinistro, sì sì, quello lo abbiamo detto, però bisogna vedere, siccome il contatto arriva con il destro, bisogna vedere dove in quel momento si trova, ma sarebbe parlare a vanvera e tempo non ne abbiamo tantissimo. No, Roberta, ti dico solo al volo che comunque loro non hanno protestato e che il direttore di gara, i giocatori del Notaresco... Beh, insomma, non mica tanto, abbiamo messo un capannello, ma mica non, tanto, non eh. Più di tanto. Però. Te lo rivediamo, Maurizio, guarda, non... te lo faccio rivedere perché credo non che forse... rivediamo l'episodio? Questa? Allora, rivediamolo. Allora, io non lo so se è dentro o fuori, certo che non è che non protestino. Guarda qua. Sì, però non più di tanto. Più di 3-4 persone, cioè, vabbè, no, le proteste ci sono, però no, poi conta quello che conta. Ripetiamo, c'è anche il guardaline che come vedete è proprio lì dietro, quindi sostanzialmente poteva avere la visuale diciamo migliore quantomeno rispetto a tutti noi che poi c'è l'altro calcio di rigore. C'è l'altro calcio di rigore. Oh, più che sull'intervento ti volevo chiedere, Remo, un giudizio sulla parata di Scotti, perché insomma sul rigore a parte quello che hai magari qualche improperio che hai lanciato. Capita, purtroppo sbagliare un rigore capita. Io dico sempre che il rigore il portiere lo para quando l'attaccante comunque sbaglia a calciare, perché se l'attaccante tira forte lì tu non hai nessuna possibilità. Scotti è un portiere esperto che sa il fatto suo, tra l'altro anche para rigori, ha letto le intenzioni del nostro attaccante, è partito prima e l'ha presa comoda. È stato bravo. Ce l'abbiamo l'episodio del calcio di rigore sbagliato dal Pineto, dell'episodio del fallo su Tomassini in area di rigore, sì, vero? Sì, fallo di Poante su Tomassini. Eccolo qua. Allora, cioè questa sbracciata di Poante su Tomassini, poi vabbè va a quattro e lo sbaglia, il calcio di rigore. Anche in questo caso il direttore di gara è andato dritto. Secco. Sì. Andrea? Beh, ci può stare, lo prende in faccia e gli impedisce di colpire. Ci può stare il rigore, certo. Anzi, ci potrebbe stare anche un provvedimento disciplinare, perché quello è un colpo magari involontario, però se è stato in pieno volto. Certo. Peraltro ci dicono che il guardalinea annuisce alla decisione presa dall'arbitro. Vedete, poi gli spettatori da casa hanno un occhio clinico, ma che voi non avete idea, ci aiutano spesso a vedere cose che noi magari non vediamo assolutamente. Chiudiamo, poi ci torniamo ovviamente un po' con te sul Pineto, Remo, sulla questione portieri, perché siete due bravi, forse la coppia meglio assortita di, forse la coppia più forte di questo raggruppamento. Intanto ci andiamo a vedere una partita con tantissimi gol, quella del Tubaldi di Recanati, che oggi era anche in diretta su Sport Italia, è finita 3-2. Davvero pensavo che il Giulianova potesse portarla a casa e invece nel finale è successo il patatrac. Vediamo il servizio.
La paura fa 90, recitava un vecchio adagio. In questo caso è l'amarezza a fare 90 per il Real Giulianova, che perde al photo finish una contesa che avrebbe meritato quantomeno di pareggiare. Pezzotti, scodellon piazzato in area. Bifulco, fino a quel momento irreprensibile, sbaglia i tempi dell'uscita e Ielo da due passi mette dentro. Il successo è leopardiano, come all'andata. Il Giulianova, bello autoritario per 80 minuti, fa il pieno solo di recriminazioni. Sfida godibile e vivace quella del Tubaldi. Giampaolo ripresenta Borrelli a dare qualità al suo 3-5-2, ancora orfano di Pera. Il Giulianova, schierato con il 4-3-3, ritrova Castiglia e Francesco Di Paolo. Partono meglio i giuliesi. Dopo appena 4 minuti, Di Paolo, sulla rifinitura aerea di Cesario, alza il pallonetto di poco sopra la traversa. Un giro di lancette e il sinistro di Barlafante mette i brividi ai leopardiani. Alla prima accelerazione, però, la Recana Terese trova il vantaggio. Senigallisi sprinta a destra. La difesa contiene, ma Titone calamita la sfera e la scarica al limite per Borrelli, che in un colpo da biliardo mette dentro sul palo lungo. Il Giulianova però non smarrisce le sue certezze e tatticamente resta molto ordinato, soprattutto nella fase di non possesso. Il Real sfiora il pareggio al 20°. Punizione di Castiglia, palla che incoccia la parte inferiore della traversa e torna in campo. La Recanatese vive di fiammate. 2 minuti più tardi, sul traversone di Pezzotti, Senigallisi incorna a colpo sicuro. Bifulco interviene e disinnesca il pericolo. Episodio dubbio, i locali ritengono che la sfera abbia oltrepassato la linea bianca, ma il direttore di gara fa proseguire. La squadra di Del Grosso gioca con personalità. Minuto 34, sull'asse dei fratelli Di Paolo nasce un'occasione nitida. Palla larga. Ospiti ancora pericolosi al 43°. Marcantonini si salva in qualche modo sulla percussione di D'Antonio. Prima del gong, Bifulco è miracoloso sulla conclusione volante di Senigallisi, con Titone che di testa non trova lo specchio. Al rientro in campo il Giulianova trova immediatamente il pareggio. Nel mucchio che si genera in area il tocco risolutore è quello di Cesario. Rispetto alla prima frazione i ritmi sono molto meno frenetici. I leopardiani ci provano al sesto. Bifulco si distende per dire di no a Pedroni. L'equilibrio resta sovrano, ma nelle ripartenze il Giulianova fornisce netta la sensazione di poter far male. È out l'inzuccata di Francesco Di Paolo al 17°. Poi, poco prima della mezz'ora, il Giulianova trova il gol del sorpasso. Lineare ed efficace lo sviluppo della ripartenza che Barlafante finalizza con un sinistro preciso. La Recanatese sembra le corde, ma Pezzotti la rianima 4 minuti più tardi, con un sinistro potente che vale il 2-2. Del Grosso deve operare una serie di cambi in rapida sequenza, mutando anche l'assetto, spiegando poi in un dopo partita polemico il perché. I locali ritrovano verve, mentre il Giulianova spegne definitivamente la luce. 40°, Esposito verticalizza dalla propria tre quarti. Ancora Bifulco dice di no alla volata di Titone. La prestazione del portiere abruzzese viene macchiata in parte dall'errore di valutazione al 90°, che poi produce il gol vittoria di Ielo. Con le residue forze il Giulianova organizza l'ultimo affondo, ci prova Di Paolo, chiuso, poi sull'angolo seguente Gueye non inquadra lo specchio. Finisce qui, la Recanatese torna al terzo posto, il Giulianova invece, che non vince ormai da quasi 3 mesi, resta in una complicata situazione di classifica e torna a casa a bocca asciutta. Giampaolo, è sembrata la riedizione della partita dell'andata, sotto, poi nel finale avete vinto, stessa situazione si è materializzata oggi. Sì, è vero, solo che a Giulianova abbiamo fatto una partita molto più giusta secondo me, invece qui nonostante che siamo andati in vantaggio, che potevamo raddoppiare, poi ci capita spesso che nel secondo tempo perdiamo un po' di concentrazione, le squadre poi prendono coraggio, siamo andati addirittura sotto. Però poi questa squadra ha avuto una grande reazione, è riuscita a ribaltarla, addirittura a vincerla, e questo in questo momento qui è molto molto importante. Successo di oggi che fa il paio con la bella prestazione di Notaresco e soprattutto il fatto che oggi avete accorciato e guadagnato su tutte le dirette concorrenti. Sì, è stata una giornata positiva per noi perché c'erano scontri diretti importanti, non poteva andare, cioè è andata molto molto bene,
dobbiamo, come dicevo prima, dobbiamo pensare partita dopo partita, perché le partite sono 11, sono ancora tante, è normale che non dobbiamo sbagliare, oppure dobbiamo sbagliare il meno possibile, però ci dobbiamo credere fino alla fine, perché questa squadra secondo me ha qualità importanti, deve crescere un po' sotto il profilo della personalità, perché le partite bisogna gestirle meglio, non bisogna soffrire fino alla fine. Un dato di fatto che fuori casa questa squadra sembra che abbia più sicurezza, invece in casa alcune volte non riusciamo ad esprimerci come facciamo fuori casa. È una questione secondo me mentale che dobbiamo capire e convincerci che bisogna fare meglio. Del Grosso, quanta amarezza c'è perdere una partita in questa maniera? Tanta, ma purtroppo non è la prima, quindi questa è la realtà, accettiamo il verdetto pur sapendo comunque che abbiamo svolto una partita secondo me importante, dove abbiamo dato molta intensità, abbiamo creato palle gol, abbiamo giocato sempre a viso aperto e questa è una cosa positiva. Per 80 minuti Genova è equilibrato, paradossalmente il gol del 2-1 ha rimesso in carreggiata la Recanatese, questo è il paradosso. Il gol del 2-1 ha rimesso in carreggiata la Recanatese perché appena abbiamo fatto il 2-1 ho avuto quattro giocatori importanti che mi hanno chiesto il cambio, quindi per dolori alle gambe, per crampi, tutto qua, non è una critica, ma in questi casi io sto vincendo 2-1 a Recanati, giocando in questo campo contro la Recanatese che era in quel momento molto molto in crisi, avevamo trovato una quadratura dove riuscivamo a ripartire benissimo, quindi secondo me potevamo anche giocarcela per raddoppiare ancora. E quindi mi sono ritrovato con quattro giocatori molto importanti a chiedermi il cambio, in 5 minuti ho dovuto cambiare assetto la squadra e questa cosa non è facile. Io quando giocavo, e pur sapendo la crisi che sto vivendo, sto vincendo fuori casa a Recanati il 2-1, a me i crampi sparivano, purtroppo non so se ero sbagliato io a questo punto. Oppure qui purtroppo ci sono queste problematiche che poi comunque nell'arco di una gara ne puoi pagare, perché se fosse una o due sostituzioni, ma quando ti chiedono il cambio quattro titolari di un'importanza elevata, è chiaro che poi si fa fatica. Amaro Del Grosso al termine di una gara che persa con, forse io oggi in diretta devo dire la verità, nessuno ha detto niente in telecronaca, però a me è sembrato che il gol del 3-2, e poi ti chiedo Remo, ti faccio vedere l'episodio, il gol del 3-2 della Recanatese, non lo so se è regolare oppure no, lo vorrei rivedere. Rivediamo, è praticamente il gol di Jelo del 3-2, con cui, eccolo qua, dovrebbe essere questo l'episodio, il calcio di punizione, lo vediamo che parte e Bifulco esce, ma c'è un giocatore della Recanatese che sotto praticamente gli fa, tra virgolette, lo fa, e infatti ci scrivo sul portiere Bifulco, a mio avviso c'è fallo da parte di un giocatore della Recanatese che lo fa cadere, ma non, comunque non sarebbe riuscito a prendere la palla, io non lo so questo, però Remo, fossi stato te al posto di Bifulco avresti protestato? Qui veramente non ci sono state proteste effettivamente. Beh, una domanda non so che ti devo dire sinceramente. Io sto cercando di vedere. Cioè te avresti protestato? Bisogna capire se effettivamente, perché adesso magari riguardando le immagini al rallentatore, molto probabilmente nel momento in cui Marino forse gli fa perdere il tempo, magari, perché ci può stare, se effettivamente è così forse è fallo, però
È difficile, è una decisione difficile, magari lì l'arbitro neanche ha visto bene perché ci sono persone davanti. Questo è il gol del 3-2, quindi praticamente quello che decide la partita, perché poi il numero 14, Jelo, ribadisce in rete da solo. Andrea, te che ne pensi? Cioè lui cade. Io penso che sbaglia completamente a valutare la traiettoria del pallone. Io non so se effettivamente c'è il contatto, perché anche qui la prospettiva schiaccia. Qui ecco, lui parte qui ora con lo stacco e non penso che ci sia il contatto tra i due. Non c'è ancora niente. Bifulco guarda il pallone e secondo me qui ha già sbagliato la valutazione della traiettoria. Poi andiamo avanti. Avanti. Sì. Avanti qui ancora. Sì. Io penso che qui non ci sia contatto, lui sbaglia la valutazione, tant'è che neanche protesta, figuriamoci in quella circostanza se viene appena toccato, se non protesta Bifulco. Lui non, secondo me non viene né toccato, sbaglia il tempo dell'uscita e combina la frittata. Te lo conosci? Sì. Perché il contatto non ci sta effettivamente. Te lo conosci Bifulco, quindi sì. Hai detto che poi proverai a... consolarlo un po', Remo. No, vabbè, consolarlo. Comunque aveva fatto. Il problema è questo, è che poi soprattutto il Genoa in questo momento ha tra diffide una situazione abbastanza complicata. Vai lì a Recanati, ti giochi la tua partita, sei in vantaggio 2-1, poi c'è l'Eurogol di Pezzotti che è già la seconda che domenica. Che non è una novità! Già la seconda domenica, che è un gran calcio, fa vedere che. E poi capito, il 3-2 è così. Difficile, ha fatto grandi interventi prima, purtroppo basta mezzo magari fatto male per cancellare tutto, questo è il nostro ruolo. Allora, io ero allo stadio, ci scrivo da casa, il contatto non esiste, meno male, perché noi, cioè, meno male nel senso che ci chiarisci le idee, non meno male che è andata male effettivamente, perché poi Giuliano ha preso gol, però ci chiarisci le idee, caro amico da casa. Per quanto riguarda sì. Ci sono altri due episodi che abbiamo poco fa selezionato sui due gol fantasmi, però vi dico già che sulla punizione di Castiglia non si vede niente, perché l'inquadratura è impallata dal portiere. E poi però c'è io probabilmente... oggi l'ho rivista in diretta la partita, oggi ho fatto due schermi, Entella Pescara, Recanatese e Giuliano, stavo impazzendo, con la telecamera stretta la palla non entra. Ok. Questo. Sì. Però probabilmente c'è un gol della Recanatese che non è stato anche dato. Anche quello, la parata di Bifulco sul colpo di testa di Senigallesi, lì c'è il dubbio, non so se li abbiamo già pronti. Sì, il secondo episodio, vabbè, questo è il primo episodio. Questo è il primo di Castiglia, che io okay. Poi l'ho rivisto in telecamera stretta, non la palla cioè rimbalza al di qua, nella linea di porta. L'altro episodio, sì. Colpo di testa di Senigallesi, Bifulco... la para poi gli scappa e dovrebbe essere riuscita a tenerla dentro. Ecco, vedete, gli scappa, però dovrebbe essere riuscita a tenerla dentro. Guardate. Io non sono sicuro. Sì. Questo è il dubbio. Beh, tiriamo fuori la parallasse stasera, così ci roviniamo. Su questo il dubbio. Beh, su questo di resto il dubbio. Sì, forse per un soffio la tenuta. Però in un certo momento sembra che la palla abbia varcato, sì. Però forse è l'effetto ottico. Se andiamo avanti frame by frame, cioè a un certo punto sembra che la palla ha superato la linea di porta, poi dopo la riprende. Andiamo avanti ancora, ancora. Qui c'è il dubbio. Sì. Roberta, ma te, come ci scrivo da casa, hai sentito l'intervista del Grosso? Praticamente fa capire che da solo... In realtà... Perdonami, per quanto riguarda il messaggio di prima, che cosa ne pensiamo del coinvolgimento presunto, probabile? Noi non entriamo in queste valutazioni, questo è un programma di calcio, vi fa vedere la partita, ne parliamo, lo commentiamo, ma inchieste, cose del genere, no. No, vabbè, lì... Peraltro, anche perché non riguarda Giulianova. Assolutamente, lì c'è la giustizia ordinaria che farà il suo corso. Invece non... su Del Grosso mi viene da dire che non ha tutti i torti, nel senso che comunque effettivamente il presidente è un po' di tempo che in casa non lo vediamo. Io adesso ho seguito il Giulianova nelle ultime due partite casalinghe.
e il presidente Bartolì non c'era al Fadini. Questo sicuramente non è un bel segnale da questo punto di vista. Del Grosso adesso non so, sinceramente pensavo che ci fosse più armonia nello spogliatoio, adesso invece oggi ha lasciato intendere. Sì, che... hai sentito, ha detto: io a un certo punto ho avuto quattro giocatori che di colpo mi hanno chiesto il cambio, e chiaramente va in difficoltà, perché va sicuramente in difficoltà. Ecco, sicuramente in questo frangente in cui comunque condizionamenti esterni, c'è anche la diffida di D'Adamo, insomma tutte queste situazioni che si sono accumulate più sì, no, c'è stata proprio la condanna da parte appunto la condanna relativa €1.600. Condanna relativa alla difficoltà, per cui insomma ci sono tante situazioni che in questo momento vanno inevitabilmente ad incidere, e quindi magari intorno a Del Grosso ci dovrebbe essere un pochettino più di unione. Evidentemente l'allenatore fa capire che in questo momento è stato un po' lasciato solo, e io non gli do tutti i torti, sinceramente. Non è facile in queste situazioni. Assolutamente. Prima ti hanno chiesto, poi ci rispondi, se hai intenzione di chiudere la carriera a Roseto, nella Rosetana, però poi ci rispondi. Va bene, Roberto, io ti saluto come? Lanciando il servizio di chi ti sostituirà tra poco, ovvero benissimo. Stefano Recanati. Servizio di Stefano Recanati, sconfitta del Chieti a Cattolica 1-0, Stefano Recanati ovviamente. Il Chieti esce sconfitto anche dal Giorgio Calbi di Cattolica, complicando e non poco il cammino verso la permanenza in Serie D. La squadra di Alessandro Grandoni, dopo un primo tempo coraggioso e propositivo, paga una ripresa in cui di fatto non è mai scesa in campo. Mister Emanuel Cascione nel 3-4-3 di inizio gara ripropone per intero lo stesso 11 di 7 giorni fa, che ha battuto il Monte Giorgio, schierando in difesa Bali, Ferraro e Guarino. A centrocampo posto per Gaiole e Cannoni, in avanti Gasperoni, Merlonghi e Battistini. Panchina per il nuovo arrivo Francesco Morga in Abruzzo con le casacche di Giulianova e Casoli. Due invece le novità in casa Chieti rispetto alla sconfitta contro il Matelica. In porta c'è il debutto per il classe 95 ex Regina Licastro. In difesa, dopo la squalifica, c'è il rientrante Ricci al posto di Chiocchia. In avanti spazio ancora alla coppia Franchi e Sivilla. In panchina il reintegrato Sarrizzu. I delicati punti in palio vedono l'avvio di gara molto contratto, con le due squadre attente a non sbilanciarsi, e il Chieti la prima a provarci al decimo minuto con il tiro dal limite dell'area di Energe, che non impensierisce il portiere di casa. Per la risposta locale bisogna aspettare il 17esimo, quando Cannoni è il più lesto ad avventarsi sulla sfera d'azione d'angolo, ma il suo destro si perde alto sulla trasversale della porta difesa da Licastro. Al 21esimo si rivede in avanti il Cattolica, difesa nero-verde impreparata su un cambio di gioco con Merloni, che aggancia la sfera all'interno dell'area di rigore, ma da posizione favorevole spara sulla difesa in ripiegamento. L'occasione più pericolosa del primo tempo vede protagonista il Chieti ed il suo centrocampista Favo, che dal vertice basso dell'area di rigore prova direttamente in porta, sorprendendo tutti, ma tra lui e il gol c'è l'incrocio dei pali. Ma non è finita, perché la sfera arriva sui piedi di Sivilla, che calcia a botta sicura ma trova il miracolo di Guido Piai. I neroverdi ospiti continuano a premere, protestano al 43esimo per un presunto fallo di mano in area romagnola, ma per il direttore di gara Sicurello di Seregno si può proseguire. Ad inizio ripresa a farsi vedere subito il Cattolica, con il centrocampista Cannoni che prova la conclusione, sulla quale si immola Meola con la sfera che finisce in fallo laterale. Continua a premere la squadra romagnola e va vicino la rete al 13esimo con Ferraro, ma il suo colpo di testa d'azione d'angolo finisce alto. Il Chieti non riesce ad uscire dalla propria metà campo, anzi a rendersi pericolosa è ancora la squadra di casa al 15esimo con Gasperoni, che trova sulla sua conclusione a botta sicura il piede di Ricci. Dall'angolo che ne viene fuori Battistini mette alto. Al 25esimo il Chieti resta in 10, Fantauzzi ammonito nella prima frazione di gioco ingenuamente va a commettere fallo a centrocampo, si becca il secondo giallo, così la sua partita finisce anzitempo. Passano solo 4 minuti e il Chieti va anche sotto nel punteggio. Contatto all'interno dell'area di rigore, per il direttore di gara non ci sono dubbi, indica il dischetto. La trasformazione è affidata a Merloni, che incrocia il tiro e porta in vantaggio i suoi. Licastro intuisce ma non può nulla. Meola e compagni accusano il colpo, con il Cattolica che adesso gioca in maniera spensierata e va vicino a chiuderla al 30esimo con Gaiola, che prova dal limite, bravo Licastro a chiudere lo specchio della porta. L'unica occasione per il Chieti arriva al 42esimo con il neoentrato Traini, che solo in area di rigore di testa non inquadra lo specchio della porta. Troppo poco per una squadra che deve salvarsi. Cambio di fronte ed Eocoli ad avere la palla del match.
point, ma il tiro del classe 2000 romagnolo incredibilmente non inquadra lo specchio. Al triplice fischio finale si materializza in casa Chieti la sesta sconfitta consecutiva di questo inizio girone di ritorno, con i tifosi teatini a rifiutare il saluto finale dei giocatori. La classifica ora si fa pesante, con l'unico obiettivo, quello di cercare un piazzamento nei play-out. Prossima gara, la sfida casalinga con il Monte Giorgio. Per il Chieti ora è vietato sbagliare. Buonasera Stefano Recanati, ciao Stefano, ben rientrato da Cattolica. Grazie, buonasera a voi. In realtà era vietato sbagliare anche oggi. Sì, ma è da tempo che è vietato sbagliare in casa Chieti, e lo sarà anche col Monte Giorgio, una squadra complicata da affrontare in questo momento, perché sta giocando abbastanza bene, anzi non abbastanza, sta giocando bene, e sarà difficile. Altro squalificato in casa Chieti, problemi di formazione a non finire. Non ci sarà Fantauzzi, sì, perché oggi è stato espulso. Senti, ma che impressione hai avuto oggi dal Chieti? Perché prima ci hanno scritto sul Giulianova, per esempio, un tifoso giallorosso, ci ha scritto: i giocatori si sono arresi. A Chieti? Ma io non credo che si siano resi i giocatori, perché il primo tempo, come abbiamo visto anche settimana scorsa col Matelica, facendo le dovute proporzioni delle due squadre che affrontava, Cattolica e Matelica dunque, il primo tempo bene. Primo tempo bene anche con il Matelica, quindi oggi col Cattolica, squadra che si vedeva voleva arrivare a qualcosa in più rispetto alle passate giornate, quindi veniva da 5 sconfitte, voleva invertire questo trend. Invece poi il secondo tempo, come è successo anche col Matelica, il nulla. Sì. Il nulla più assoluto, squadra spenta, squadra piena con errori, non attenta anche a calcolare delle azioni che sembrano anche facili, come l'espulsione, un fallo, sì, a centrocampo inutile, resta la squadra in 10. Certo. Tu arrivi al tiro una volta sola nel secondo tempo, e per una squadra che deve salvarsi è poco. È pochissimo anche il numero di gol, Andrea, perché io torno un po' indietro mentalmente, il gol di Sivilla con il Matelica, stop. Sì, nel 2020 sì, però effettivamente fa tutto parte di un pacchetto che si chiama crollo verticale. È un crollo incredibile quello del Chieti, anche al di là delle mie piccolissime aspettative, perché io pensavo che questa squadra dopo il mercato avesse gli elementi per uscire fuori, gli argomenti per uscire fuori dalla zona play-out e addirittura risalire la classifica, e magari chissà anche ad occhiare il quinto posto se le cose fossero andate nettamente bene. Invece questo è un crollo verticale, non ci sono più tante risposte che si possono dare. La società ha cambiato anche una cinquantina di giocatori, c'è stata anche la presa di posizione di 2 settimane fa, poi quella verso Sarrizzo nell'ultima settimana. Segnali si prova a darne, ma evidentemente questa squadra non è mai diventata una squadra, non c'è grande coesione in campo, e i risultati poi sono quelli, perché la squadra continua a imbarcare acqua, continua a perdere, e sembra che non ci sia limite a questa discesa. Comunque la classifica dice che la salvezza è ancora giocabile, nonostante anche questa sconfitta, però dispiace che la squadra più vicina sia l'Avezzano, quindi magari evitare il penultimo posto potrebbe accadere a spese di un'altra squadra abruzzese, ma francamente ormai pensare ad una salvezza diretta mi sembra impossibile, sarebbe un mezzo miracolo per il Chieti a queste condizioni evitare già la retrocessione diretta e giocarsela al play-out. Ma per come si è messa, purtroppo qualche abruzzese sarà coinvolta in questa, certo, zona di classifica. Oh, vediamo gli episodi che, sì, hai selezionato, Stefano, da Moviola. Allora, il primo era un calcio di rigore a favore del Chieti, un dubbio fallo di mano, la panchina ha protestato, ecco, su questo cross, prima e sul rinvio si dà il pallone sulla mano. Hanno protestato in panchina, non di più i giocatori in campo, Grandoni si è arrabbiato soprattutto, un episodio, sì, però... che non è... Dai, diciamo che, sì, Remo va per rinviare. Sì, va per rinviare. Sì, va, sì, per rinviare. Poi se colpisce, se magari prende la mano prima di prendere, quello colpisce prima la palla col piede, sì, e poi va sulla mano. Sì, in teoria... è fortuito. Sì. Hanno protestato, ma potrebbe... cioè un... sì. Altro episodio? Sì, l'altro episodio invece è il rigore per il Cattolica, che poi ha deciso la partita. C'è questo inserimento centrale, vanno Di Cillo e Bugaletta, se non andiamo errati, c'è questo sandwich, l'arbitro ha
optato per il calcio di rigore e il rigore ha deciso poi la partita. Andrea, che ne pensi? Ma non è un episodio così limpido, esatto, nemmeno per noi, cioè. Anzi, ti dico di più, a giudicare dalla polvere che si alza dal campo, è come se prima ancora del contatto il giocatore del Cattolica facesse strisciare il proprio piede per trarre in inganno l'arbitro. Poi, essendo stretto in quella morsa, Di Gillo e Brattelli erano. Sì, però guardate, come anche diceva Remo, c'è una maglia che si tira dietro, vedi Di Gillo come trattiene la maglia. Sì, ok, forse l'arbitro potrebbe essere ingannato da quello, la mano destra che allunga la maglia dell'attaccante del Cattolica, forse quello potrebbe essere, però a me sì, ripeto, tanto possiamo parlare, potremmo parlare all'infinito. No, non lo so, io non l'ho detto io, caro amico da casa che si sono arresi, l'ha scritto prima un amico da casa che evidentemente ha avuto questa sensazione, poi noi crediamo assolutamente di no. Adesso come si esce da una situazione? Perché io ricordo, Remo, le prime giornate di campionato, il Chieti era la sorpresa. Eravamo partiti bene. Avevo una, perché anche come stavamo parlando prima, ha una rosa che gioca a molti giocatori, non so quanti, stavo dicendo il numero di tesserati quest'anno. 52 sarebbe essere. Insomma. Sì, mi pare che la squadra che ha messo in campo più giocatori in stagione. Il problema è che nel campionato poi dopo quando le cose magari ci sono i momenti come il momento adesso di flessione magari è stato per il Notaresco, poi soprattutto quando sei nelle posizioni basse inizia a perdere punti, inizia a stare giù, ogni partita pesa sempre di più, poi ci sono ogni squadra, ogni domenica c'è quella che deve vincere e andare play-out, quella che deve vincere il campionato, quando le cose vanno male c'è una sorta di calamità, diciamo, vanno sempre peggio, purtroppo vedi anche il fatto del rigore, anche secondo me sicuramente non è la trattenuta che lo butto giù, è la prospettiva, lui è stato bravo, l'attaccante... Però un'azione al 42esimo effettivamente è troppo poco per arrivare alla salvezza. È troppo poco. Probabilmente non si può buttare un secondo tempo sempre alle ottiche per arrivare alla salvezza, secondo me. Eh sì, oggi peraltro continua il silenzio stampa in casa Chieti, ha esordito Licastro tra i pali, è tornato Sarrizzu. Com'è andato Licastro? Bene, alla fine è stato chiamato poco in causa, poco in sul caso. Rigore poteva, però qualche azione si è fatto trovare subito pronto, no? Bene. Scendiamo un po', andiamo nelle Marche, andiamo a Tolentino, per Tolentino Avezzano, vediamo il servizio, perché poi dobbiamo parlare del futuro della panchina biancoverde. Servizio. Terzo successo di fila per il Tolentino, vince la sfida salvezza con l'Avezzano e si allontana ulteriormente dalla zona a rischio della classifica. Sconfitta fatale invece per Antonio Mecomonaco, tecnico dei marsicani, che al termine dell'incontro è stato esonerato dal presidente Gianni Paris. Al suo posto dovrebbe essere ingaggiato Alberto Conti. Il mister abruzzese paga una prestazione opaca dei suoi per oltre un'ora. L'approccio alla partita è stato subito positivo per i marchigiani, ben messi in campo da Mosconi, nonostante le tante assenze, quali quelle di Ciccone, Giorgi, Capezzani, Tortelli e il portiere Rossi. Avezzano molle, problemi soprattutto a destra nel contenere Ruggeri, bravo in fase propositiva, in qualità di esterno alto e con una fase difensiva comunque interessante. Che si tratti di una domenica non facile, Patania lo capisce subito quando è costretto a volare sulla sua sinistra per deviare in corner la bella rovesciata di Ruci. Al 24esimo il vantaggio del Tolentino. Siragusa, giornata pessima la sua, entra scordinato su Olivieri, calcio di rigore che Minnozzi trasforma per il suo 12esimo centro stagionale. Il numero 2 dell'Avezzano poco dopo rimedia anche il rosso per un brutto fallo su Ruggeri. L'arbitro lo manda quindi direttamente negli spogliatoi. Con l'uomo in meno, gara tutta in salita per i marsicani che rischieranno di subire il raddoppio dei cremisi al 34esimo, traversa di Strano. E al 40esimo, avvolgente la manovra dei locali, Ruggeri apre per Minnozzi che va al servizio per Ruci, tiro centrale. Nel finale di tempo le proteste dei biancoverdi quando Bucosse esce fuori dalla propria area. Cioalacu viene travolto mentre il giovane portiere allontana il pallone in fallo laterale. Per il direttore di gara non ci sono gli estremi per punire il portiere marchigiano. Nella ripresa, dopo pochi minuti, Mecomonaco inserisce Cimino e Puglielli e toglie Cancelli e Coppola. Forze fresche per recuperare la partita, ma Ruci, tra i migliori in campo, impegna nuovamente Patania in una parata non facile. Al quarto d'ora sussulto per gli ospiti quando Di Giacomo con un tiro ad effetto manda il pallone a scheggiare l'incrocio dei pali. Espulso
poi dalla panchina un collaboratore di Meco Monaco. Con i cambi l'Avezzano ha maggiore vivacità, con i locali che badano più a controllare e a sfruttare le ripartenze. Le occasioni per raddoppiare ai cremisi non mancano. Di Domenico Antonio, entrato al posto di Padovani, manca il bersaglio dalla distanza. Occasione anche per Laborì poco dopo. Nei minuti finali la gara si infiamma, Patania super nella punizione di Di Domenico Antonio, poi il gol del 2-0 con Minnozzi al 13° centro stagionale. Partita chiusa, niente affatto, l'Avezzano accorcia con Rabbeni, colpo di testa insidioso e pallonetto a scavalcare Bucosse. I marsicani provano l'assalto finale ma non ci sarà più tempo, Avezzano che resta invischiato in zona playout, Tolentino che vede la salvezza a portata di mano e mercoledì l'impegno in Coppa Italia a Fasano per la gara di ritorno dopo l'1-1 dell'andata. Questi 90 minuti della partita, dopodiché nel pomeriggio, vero Andrea, hai avuto durante il tassadio un collegamento con il presidente Paris che annunciava l'esonero di Meco Monaco, che poi sarebbe diventato ufficiale dopo una mezz'oretta, ha detto io... Sì, perché l'Avezzano oggi ha giocato male, la squadra gioca male, e lui ha improntato un budget che sarebbe paragonabile a quello di squadre che devono competere per vincere il campionato. Non è possibile che la squadra giochi così male e abbia quella classifica, quindi esonerato Meco Monaco. Intanto ha segnato il Milan nel derby, spero di poter andare avanti. Saluto, ci ha chiesto di intervenire Antonio Meco Monaco. Ciao mister, ben risentito. Sì, buonasera a tutti, buonasera. Possiamo alzare un po' il mister perché lo sentiamo poco. Mi senti adesso, sì, mister? Sì, io vi sento bene, vi sento. Ci hai contattato perché insomma volevi dire la tua su questo, su situazione che si è venuta a creare nel pomeriggio dopo la sconfitta di Tolentino. Io non voglio assolutamente dire qualcosa contro l'Avezzano Calcio, perché comunque io mi prendo tutte le responsabilità di tutto quello che è successo nella parte dove io ci sono stato, però quando poi ho sentito l'intervista del presidente dove vuole ledere la mia professionalità, allora mi sono sentito il dovere di chiamare e fare questa telefonata, che in vita mia non ho mai fatto, perché comunque io conosco i rischi del mestiere. Quando lui dice che io non sono entrato in sintonia con i calciatori, questa è una cosa che non è corretta nei confronti di un allenatore. È normale che lui, il mercato, il presidente l'ha fatto lui, non l'ha fatto il sottoscritto. Quando io sono arrivato il mercato era chiuso, E quando lui dice che ha un budget da squadra da playoff, non è detto che col calcio tu spendi e ottieni risultati, perché sarebbe troppo facile. Evidentemente qualcosa si è sbagliato e quindi io mi prendo le mie responsabilità per quelle poche partite che sono state sulla panchina dell'Avezzano. Poi che lui dica che questa squadra non gioca bene, ha tutto il diritto di dirlo, perché è il presidente, fermo restando che noi comunque abbiamo fatto delle prestazioni importanti contro Campobasso, contro Notaresco, contro Vasto Girardi. È normale che il presidente le sta dando tutto per salvare questa squadra, però quando poi magari qualche giocatore che non gioca va a lamentarsi e dice che il tecnico non è entrato in sintonia con i calciatori, mi sembra una grave scorrettezza da parte del presidente, e quindi mi sono sentito chiamato in causa e volevo chiarire sicuramente questa cosa. La verità è un'altra, che il sottoscritto purtroppo non è stato scelto dal presidente a inizio anno, si è ritrovato un allenatore sotto contratto. Purtroppo le ha tentate tutte per risolvere questo problema, però poi è normale che se le cose non vanno bene io le mie responsabilità me le prendo, però se le devono prendere pure gli altri, non dicendo corbellerie e sciocchezze, perché queste non sono assolutamente vere, perché io con la squadra ho sempre avuto un buonissimo rapporto. Questo è quanto dovevo dire, il resto va bene, tutto va bene. Quindi di fatto, mister, tra virgolette, la cosa che non ti è scesa è che questo, il fatto di non essere entrato in sintonia con la squadra sia stato un pretesto per
avvicendare un allenatore che, in questo caso sei te, che era arrivato con un'altra gestione. Assolutamente sì, giusto. Il problema era questo ed è normale, io ritengo che sia questo, ma io ripeto, il presidente è lui può fare quello che vuole e ripeto, quando lui dice che ha speso un budget da playoff vuol dire che qualcosa ha sbagliato. È inutile che ci giriamo attorno. Anche l'anno scorso l'Avezzano aveva un budget dai playoff e il girone d'andata aveva 11 punti e si è salvato alla fine. Quindi il calcio non è sempre la stessa cosa ogni anno. Ripeto, non è detto che tu spenda soldi e ottieni risultati. I soldi bisogna saperli spendere. Ovviamente qualche errore è stato fatto, sicuramente qualche errore l'avrò commesso anche io, ma io sono arrivato a mercato chiuso in questa società e i giocatori che sono stati presi ultimamente sicuramente sono calciatori che rientrano in un budget normale di una società. Io mister ti ringrazio per la puntualizzazione e soprattutto perché insomma hai voluto chiarire questa posizione, lo hai fatto come oggi il presidente Paris lo ha fatto proprio sulla nostra emittente, anche per dare un po' tutti e due i punti di vista, quindi per questo ti ringrazio ulteriormente e ti auguro una buona serata. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie al ormai ex tecnico dell'Avezzano Antonio Mecomonaco. Andrea, in 30 secondi davvero, perché dobbiamo far vedere ancora la Vastese, siamo in ritardo pazzesco, però ti chiedo, no, te da tutto questo... Quello io ne desumo quello che ho desunto anche un mese fa, un mese e mezzo fa, mezzo mese fa, che purtroppo ad Avezzano c'è una situazione di caos che continua a imperversare e quindi uscire fuori da questo caos sarà difficile. Il Chieti ha fatto giocare 50 giocatori ed è un problema. Ad Avezzano c'è un caos di questo tipo e la classifica purtroppo parla chiaro. Chiarissimo Andrea, allora chiudiamo con una buona notizia, ovvero il successo della Vastese sulla Jesina, 2-1, vediamo il servizio. Seconda vittoria consecutiva nel segno di Massimo Silva, un'altra rimonta sorride alla Vastese, 2-1 alla Jesina che era passata in vantaggio con Villanova dopo l'occasionissima avuta da Bomber Dos Santos, ma i marchigiani con il calcio di rigore procurato da Pollace hanno chiuso avanti la prima frazione. Immediata e veemente la reazione dei biancorossi nel secondo tempo, pareggio firmato da Filippo Bardini con una conclusione dal limite e 7 minuti più tardi diagonale vincente di Vittorio Esposito. Nella seconda parte di secondo tempo la Jesina ha avuto un paio di occasioni per pareggiarla, ma è stato fondamentale Di Rienzo, due volte su Villanova, prima a botta sicura e poi con il colpo di testa. Nei minuti finali rosso per Montanaro, ma per la Jesina non c'è stato più tempo. La Vastese vola e i playoff sono sempre più vicini. Sì, devo dire che siamo andati in svantaggio, non si erano mai avvicinati una volta alla porta, andare in svantaggio dà molto fastidio, poi erano già chiusi, quindi ero un po' preoccupato perché è difficile entrare così, eravamo entrati appena prima, come si dice, gol sbagliato, gol subito. E quindi però dopo sono stati bravi a continuare a giocare, sicuramente trovare il pareggio all'inizio del secondo tempo ci ha aiutato, però lì il merito dei ragazzi che non hanno mollato. Certamente ero un po' arrabbiato perché soprattutto con i giocatori più tecnici sbagliavamo qualche cosa di troppo e non possiamo permettercelo con i giocatori che abbiamo, almeno sulle soluzioni tecniche non dobbiamo sbagliare tanto, soprattutto in partite così difficili dove gli avversari erano così chiusi. Ottima reazione, cosa hai detto ai ragazzi nell'intervallo? Ho detto queste cose che ho detto a voi, ho detto non possiamo sbagliare gli assist vicino all'area così, con errori così grossolani, dobbiamo calciare di più, crossare meglio e poi continuare a lavorare, perché indubbiamente loro sembrava al primo tempo non hanno fatto un'azione, quindi noi la lavoravamo sempre noi, certo con un po' più di precisione si concretizza un po' di più. Ma io mi devo ripetere ogni domenica perché comunque le prestazioni le avete viste anche voi, contro una squadra sappiamo forte, la Vastese, che veniva da un'ottima vittoria, un'ottima prestazione, penso che abbiamo creato
diverse possibilità. Se la classifica ci dice questo, anche gli episodi ci stanno dicendo questo e non le prestazioni. È un po' un trend che si sta ripetendo, la squadra è viva e gli episodi, se andiamo a vedere un tiro che stava andando dentro, è stato incrociato dal nostro centravanti, è un po' quello, l'emblema, no, di quello che ci sta succedendo, però ripeto, contro una grossa squadra, ho visto una squadra, la mia, ancora viva, e dobbiamo ancora crederci, perché la matematica non ci dice il contrario, però è chiaro, dobbiamo invertire questo trend che è fatto di episodi. Anche oggi due tiri, da il primo da 20-25 metri penso, e anche il secondo, due episodi dopo che il primo tempo sotto la curva che conosco bene abbiamo rischiato sì qua diverse punizioni, però ho tolto il colpo di testa di Dos Santos, grossi rischi non abbiamo corsi. E potevamo sfruttare meglio su 1-0 qualche ripartenza, però dopo il secondo tempo, che sotto di due gol del 2-1 abbiamo creato tanto e non c'è stato questo 2-2 che secondo me sarebbe stato meritato. E allora successo per la Vastese, 2-1 contro la Jesina. Intanto, a proposito di portieri, caro Remo, Padelli. Padella. Che te lo dico a fare? Dalla padella alla braccia. Allora, sostituì Samir Handanovic, che per me è il mio... Vabbè, no, no, io non vorrei divagare, però... È uno dei miei preferiti. Poi non ho visto che cosa combina. No, ma meglio. Comunque, buone notizie per la Vastese, Stefano, che insomma adesso... Ha cominciato a... ingranare, dai. Ingranare forte. Vediamo la classifica. Perché? Vediamo la Vastese. Sì, perché Remo annuisce come per dire sì, che non lì, so dove vuoi arrivare. E a meno due dal Pineto. È lì. Sì, è lì, dai, è una squadra che sicuramente doveva stare un po' più su. Adesso sì, si trova lì. Però... No, per quello che aveva, per i preannunci d'inizio anno e il resto, per aver preso un allenatore che comunque veniva da un ambiente professionista e tutto, si doveva trovare un po' più su. Adesso, tra alti e bassi, bene o male, è agganciato quasi una zona playoff e se la giocherà. Peraltro, Andrea sembra aver dato Silva, non lo so, è un po' l'equilibrio, non so come lo chiameresti. Allora, intanto ha preso 6 punti, che è fondamentale. Per avere un giudizio più compiuto, francamente vorrei attendere partite più probanti, perché ora vincere non è mai facile, però la Vastese ha battuto la San Giustese, che è una squadra in evidente crisi sotto tutti i punti di vista, e oggi ha battuto la Jesina, ultima squadra del campionato, stando anche sotto per diversi minuti. Quindi ben vengano i 6 punti, però prima di capire se la Vastese ha veramente svoltato, io aspetterei altre gare. Per ora Fieno in cascina, quindi Silva promosso per le due vittorie, però su tutto il resto aspetterei un po'. Comunque sempre 2-1, anche se Monte San Giusto ha vinto 2-1, gol l'ha preso sempre, quindi vabbè. Cioè, due vittorie rimonta. Sì. A marzo, inizio di marzo, ci sarà proprio la partita a Basto, se non erro, tra Vastese e Pineto. A Basto, sì. Pensi che quella possa essere... Marzo già è si inizia a vedere un po' la griglia delle possibili candidate ai playoff. Io credo che la Vastese ha le carte in regola, giocatori come Dos Santos, come Ciccio Esposito, che l'anno scorso stava con noi, lo stesso Vittorio Esposito. A me piace anche il portiere della Vastese, Bardini. Sì, una squadra, poi giocare lì, loro hanno un buon tifo, non è semplice, sarà una bella sfida, come tutte le partite del derby abruzzesi sono sempre, c'è sempre qualcosa da tirare. Qualcosa in più. C'è sempre, almeno io da abruzzese le percepisco tutti i derby lì, proprio li sento tutti. Senti Remo, ti faccio una domanda, visto che hai nominato Bardini, ti chiedo il portiere che più ti ha stupito in positivo quest'anno. Non è ammesso Remo Amadio, non è ammesso Sciba.
Vabbè, io innanzitutto prima di risponderti volevo fare anche i complimenti a Shiba anche oggi per la prestazione, perché non è mai facile e lui sta lavorando tanto e volevo fare i complimenti. Sì. Beh, Ginestra sicuramente ha stupito come me, ha stupito tanti, anche tuttora, perché sta facendo anche bene a Fermo. E tra i giovani? Hai detto Bardini. Sì, tra i giovani quest'anno mi sono piaciuti tutti gli over, sinceramente. Ah, ti sono piaciuti tutti? Vabbè, mi sono piaciuti più gli over, non mi ha entusiasmato personalmente nessuno dei fuori quota. Invece gli over che ho trovato tutti... Pensi che ci sia a volte la necessità di dover mettere un portiere under tra i pali anche a costo di magari qualche errore di inesperienza che ci può stare? È un, è un discorso difficile, perché il portiere sicuramente con l'età, con le partite e con gli errori acquisisce esperienza. Tranne Padelli. Che più vecchia e più diventa scarso. Vabbè, non essere così crudele con i portieri. No, sicuramente è difficile. Io capisco che non è facile dover, e soprattutto mi dispiace che questa regola qui dei fuori quota possa portare in alcune situazioni ad essere delle scelte forzate. Sì. Non parlo naturalmente personalmente, perché io con la società ho già parlato, con Clevis, con il mister dei portieri, con tutti abbiamo un ottimo rapporto, quindi noi pensiamo sempre al bene del Pineto in primis. Poi certo, naturalmente poi se si può giocare si è sempre più felici. Però molte volte vedo e sento anche da altri compagni questa esigenza di dover fare degli spostamenti di un assetto proprio totale, perché magari alcune volte per far giocare una difesa più esperta o un centrocampo più esperto bisogna forzare. Sì. A volte può essere controproducente, naturalmente, certo, come a volte può portare i suoi frutti. Dipende sempre da che è fuori quota in campo, perché certo, se un fuori quota merita di giocare, è forte, gioca. Sì, sì. In mezzo al campo. Certo. Abbiamo visto con Amelia, che ha dato fiducia a un 16enne che adesso è nel Cagliari Primavera. Quindi se un giocatore è forte a 16 anni, gioca. Però sì, è anche vero che il portiere effettivamente è un ruolo complicato, nel senso che sbaglia il centrocampista. No, si vede di meno, si vede di meno. Io dico la verità, giovedì abbiamo giocato con la selezione dei giornali, ho fatto io una vaccata e poi non è detto che abbiamo preso gol, però la fa il portiere e guarda cosa è successo oggi a Tomei, purtroppo mi dispiace tantissimo anche per lui, porca miseria. Quello come pensi? Io credo che comunque, guarda, allenarsi magari non è sicuramente una giustificazione, perché un portiere della sua esperienza sa benissimo che ha sbagliato, dove ha sbagliato. Però questo fatto di giocare su sintetico, naturale, a volte può anche creare questo tipo di, ripeto, non è una giustificazione, però forse è quell'unica cosa che mi viene da pensare, perché se stava magari dentro l'area la prendeva facile, è l'unica cosa che penso. Vediamo il prossimo turno, siamo davvero in chiusura, rapidissimo. Maurizio, Fiuggio Agnonese, Avezzano Recanatese, Campobasso, Porto Sant'Elpidio, Chieti Montegiorgio, Giulianova Cattolica, Jesina, Pineto, Notaresco Tolentino, San Giustese Materica, Vasto Girardi contro la Vastese. Sarà giornata numero 24. Ecco la foto in regia fatta da te. L'ha fatta Loris, però te era ancora dentro, vedo Maurizio. Che saluto. Grazie che avete messo questa bella foto. Grazie. Hai visto. Grazie a Remo Madio, grazie ovviamente grazie a Lucio Stabanella Pineto. Buonasera. Grazie a Stefano Recanati, ciao Stefano. Ciao. Grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea, è stato un ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ci ritroviamo domani sera nel corso di replay. Sì. Intanto il Benevento vince a Cosenza 1-0, grazie a tutta la squadra di TV6 che ha lavorato anche oggi, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. Ci vediamo nella versione classica settimana prossima, 19:30, TV6 canale 14 e in HD 514 del Digitale Terrestre. Buona domenica.